Benvenuti. Comincia oggi una nuova serie di ACDC dedicata alle grandi civiltà precolombiane, gli Aztechi, i Maya, gli Inca. E in questa prima puntata parleremo proprio dell'impero degli Aztechi. Che è uno dei due grandi imperi, insieme a quello degli Inca, che vennero distrutti in pochissimo tempo dai conquistadores spagnoli, con una rapidità che non ha mai smesso di impressionare, perché si trattava di imperi recenti, al culmine del loro potere, e quindi da allora non si è smesso di chiederci quali siano i veri motivi per cui questi imperi e questi popoli sono crollati così rapidamente sotto la spinta di poche centinaia di europei sbarcati sulle loro coste. E questo interrogativo che appunto gli storici si pongono da sempre, se lo pongono anche i nostri spettatori naturalmente, se lo pone Paolo, che dice: ma è vero che più delle armi di Cortés furono i bacilli portati dai suoi soldati a sconfiggere Montezuma? Allora, in effetti le armi degli spagnoli da sole non spiegano quasi niente. È verissimo, gli spagnoli disponevano di mezzi e di tecnologie di cui gli americani non avevano mai sentito parlare, non avevano la minima idea. E non solo, badate, il cannone e l'archibugio, ma anche semplicemente la spada d'acciaio, le corazze e gli elmi d'acciaio e i cavalli. Tutte cose che indubbiamente davano agli spagnoli in combattimento una superiorità indiscussa. Ma, come dire, non esiste che poche centinaia di uomini, solo perché sono armati molto meglio, siano in grado di sbaragliare un gigantesco impero. Ecco perché da sempre si tende a dare molta importanza anche all'aspetto appunto delle malattie. E non c'è dubbio in generale che il vaiolo è stato uno dei fattori che hanno minato la resistenza delle popolazioni americane native, non solo nel sud, ma poi, dopo lo sbarco degli inglesi, anche nel nord. Ecco, le epidemie di vaiolo hanno spopolato il continente americano. E la caduta di Tenochtitlan, la capitale degli Aztechi, città del Messico, dopo il lungo assedio di Cortés, è legata indubbiamente anche all'epidemia di vaiolo che l'aveva spopolata. Però detto questo, in realtà il vero motivo per cui Cortés ha sconfitto Montezuma è probabilmente un altro. Ed è questo, che Cortés non ha sconfitto Montezuma con 500 spagnoli, ma l'ha sconfitto con una coalizione di popoli locali assoggettati in precedenza dagli Aztechi e che odiavano la dominazione azteca. Cortés ha avuto la straordinaria capacità diplomatica di allearsi con altri popoli locali, per cui il suo piccolo contingente di spagnoli in realtà è stato appoggiato da un vasto esercito locale. Ed è quel vasto esercito di alleati che alla fine ha distrutto l'impero degli Aztechi. Un'altra domanda a cui volevo provare a rispondere è quella di Riccardo, che si interroga sulla debolezza tecnologica delle civiltà precolombiane. O meglio, mentre sotto altri aspetti erano civiltà indubbiamente evolute, Riccardo è colpito dalla loro arretratezza, dice, nella lavorazione dei metalli, come si è visto in ambito bellico. Ora, in realtà forse bisogna correggere. C'era una metallurgia dei popoli precolombiani ed era anche molto sofisticata, ma non era usata per la guerra. In sostanza quei popoli conoscevano il rame e conoscevano soprattutto l'argento e l'oro, cioè metalli che non sono adatti per fare armi, metalli che sono adatti per fare gioielli, per fare ornamenti, ed erano di straordinaria abilità nel maneggio di questi metalli. Ma l'acciaio non lo conoscevano, il bronzo stavano cominciando, pare che gli Aztechi stessero facendo, come dire, i primi esperimenti, ecco, con la possibilità di usare il bronzo, proprio nel momento in cui gli arrivano addosso gli spagnoli e la loro civiltà crolla. Buona visione. Gli Aztechi, in pochi decenni, divennero una superpotenza dell'America centrale. Apparvero come dal nulla e in poche generazioni divennero i padroni di un vasto impero.
Nel cuore dell'impero azteco, una città incantata sembra galleggiare al centro di un lago. Al tempo, era una delle più grandi al mondo. La sua magnificenza eclissava di gran lunga qualunque cosa gli spagnoli avessero mai visto. I sovrani aztechi erano abili politici. Ogni cosa era ben organizzata nel loro impero, incredibilmente più avanzato delle società europee dell'epoca. Il sistema scolastico prevedeva l'istruzione obbligatoria sia per i maschi che per le femmine. Ma questa civiltà all'avanguardia aveva anche un lato oscuro, un crudele culto sacrificale in onore degli dèi. Per un secolo, gli Aztechi regnarono sul Messico centrale, ma giunti all'apice della loro potenza, commisero un grave errore. La loro caduta fu inevitabile. Correva l'anno 1519, per noi l'anno del giunco. Un messaggero portò notizie di stranieri nelle nostre terre. Ancora oggi ricordo le loro fattezze. Avevano strane cavalcature e armi spaventose. Erano pallidi. Alcuni di noi credevano che fossero emissari degli dèi. I nostri nemici erano divenuti loro alleati. Ancora non sospettavamo quale sventura avrebbe accompagnato il loro arrivo. Nell'aprile del 1519, 500 conquistadores a bordo di 11 navi sbarcarono sulla costa dell'impero azteco. Comandati da Hernán Cortés, erano in cerca delle leggendarie ricchezze della capitale azteca, Tenochtitlan. La notizia del loro arrivo si diffuse in fretta. Messaggeri e corridori seguivano le strade lastricate fino alla capitale. Potevano percorrere 50 chilometri al giorno, più dei messaggeri a cavallo nell'Europa dell'epoca. La nostra sapiente guida, Montezuma, riceveva rapporti quotidiani sui visitatori in arrivo. All'epoca ero un giovane scriba e ho avuto l'onore di tenere nota di questi eventi. Gli Aztechi non erano degli sprovveduti. Il loro sovrano aveva delle spie. Teneva sotto controllo gli spagnoli dal primo momento in cui avevano messo piede sulla costa del Golfo e di loro aveva accurate descrizioni. Montezuma voleva evitare inutili spargimenti di sangue, quindi riservò una calorosa accoglienza ai misteriosi visitatori. Era a capo di un vasto impero, con un esercito numericamente imponente, ben armato e addestrato. Per questo, secondo la mia opinione, non vide gli invasori spagnoli come una minaccia, commettendo però un errore, un grosso errore. Questa leggerezza fu un vantaggio per il conquistador Hernán Cortés e i suoi uomini. Nel novembre del 1519, gli spagnoli raggiunsero i villaggi montani sopra Tenochtitlan. Nessuno aveva ostacolato il loro cammino. Erano a un passo dalle leggendarie ricchezze della capitale azteca. Lo scenario urbano che si trovarono dinanzi superava ogni loro aspettativa. Secondo alcune fonti, quando gli spagnoli scesero dalle montagne, furono abbagliati dall'intenso candore degli edifici.
tanto da non rendersi subito conto delle reali dimensioni di quell'immensa città che sorgeva sul lago. Nessuno degli uomini tra i ranghi di Cortés aveva mai visto una tale magnificenza, pur avendo viaggiato molto e visitato sia Roma che altre grandi capitali europee. Ma questa città riusciva ad eclissarle tutte. Agli occhi degli spagnoli, Tenochtitlan sembrava fluttuare al centro del grande lago. Lì vivevano oltre 250.000 persone. Nel cuore della città si ergeva l'area sacra, con templi, piramidi e il palazzo del sovrano. Cinquecento anni dopo, nei pressi della capitale azteca, sorgerà la metropoli di Città del Messico. Il lago è estinto da tempo. Oggi, 21 milioni di persone vivono in questo bacino densamente popolato. Dopo la conquista da parte degli spagnoli, le rovine della magnifica città fluttuante sembravano destinate per sempre all'oblio. Ma sotto la moderna metropoli giace l'antica Tenochtitlan. L'attuale centro di Città del Messico sorge sulle rovine dell'area sacra. Gli spagnoli non hanno fatto altro che costruirci sopra. Ecco i resti del Templo Mayor, il santuario più importante per gli aztechi. Nel 1978 il tempio piramidale fu rinvenuto durante alcuni lavori edili. Da allora gli archeologi hanno setacciato l'intera città in cerca di antichi edifici. Raúl Barrera è il coordinatore degli scavi. Città del Messico possiede un grande patrimonio archeologico. Si può affermare senza esagerazioni che Templo Mayor sia il sito più importante rinvenuto nell'intera area. Il tempio a base piramidale rappresentava la gloria azteca. Più l'impero si espandeva, più il santuario veniva ampliato. Ancora oggi è possibile distinguere le fondamenta dalle varie fasi di espansione. Una dopo l'altra, le precedenti costruzioni della piramide venivano coperte dalle nuove. Oggi gli archeologi possono ricostruire con accuratezza l'aspetto e le dimensioni della struttura. La piramide raggiungeva un'altezza di 60 metri. La sommità ospitava due sacrari, uno dedicato al dio della guerra e l'altro a quello della pioggia. Come ogni altro edificio nella città, la piramide poggiava su un ingegnoso sistema di pilastri assicurati nel limaccioso fondale del lago. I resti delle costruzioni sono visibili ancora oggi. Gli archeologi seguono ogni progetto edilizio per avere la certezza che eventuali reperti non vadano perduti. Dobbiamo proteggere questa eredità, preservarla, perché è una parte del nostro passato. Essa dà forma alla nostra identità ed è per questo che i ritrovamenti avvenuti a Città del Messico sono così importanti per noi. Ogni reperto porta con sé una storia che svela ai ricercatori dettagli di quel mondo che gli spagnoli videro 500 anni fa. Il 18 novembre 1519 Hernán Cortés incontrò per la prima volta il sovrano azteco. Montezuma omaggiò gli spagnoli con una raffinata collana e tessuti pregiati. Cortés ricambiò con scadenti perle di vetro verde, un dono esotico per il sovrano. Gli aztechi non avevano familiarità con il vetro. Montezuma accolse gli spagnoli a palazzo. Secondo molti racconti, era trattato come una divinità, al punto che a nessuno era permesso guardarlo negli occhi. Si tratta di invenzioni del periodo coloniale, volte a dipingerlo come un despota orientale, il che non era affatto vero. Lo stesso Cortés avrebbe parlato in seguito dello sfarzo del principe azteco per giustificare le proprie azioni. La realtà deve essere stata ben diversa.
Storie di questo tipo servivano a glorificare l'impresa, a far apparire il tutto come qualcosa di grandioso, quando in realtà gli spagnoli erano rimasti delusi dall'effettiva quantità d'oro. Infatti, gli scavi archeologici non hanno rinvenuto molte tracce del prezioso metallo. Escluso un ritrovamento di qualche anno fa, l'oro rinvenuto non coprirebbe un tavolino. Eppure gli Aztechi erano celebri per le loro ricchezze. All'inizio, gli spagnoli speravano ancora in un grande bottino. Cortés cercò di ingannare Montezuma, parlandogli di una malattia spagnola che solo l'oro poteva curare. Ma il sovrano e i suoi consiglieri dovevano avere riconosciuto il pericolo che minacciava l'impero. Gli Aztechi intendevano dimostrare ai visitatori che, certo, non vivevano male, ma non avevano poi così tante ricchezze da giustificare un'invasione. Meglio convivere in pace. Un'eventuale alleanza sarebbe stata ben accetta, ma poi se ne sarebbero dovuti tornare in patria. Furono diplomatici. Gli spagnoli avrebbero dovuto intuire che un'alleanza con l'impero azteco avrebbe portato più vantaggi di una caccia al tesoro. Il nostro saggio Tlatoani concesse agli spagnoli di esplorare la città e scelse me come guida. La visita della città sortì l'effetto sperato. Il re di Spagna avrebbe ricevuto una sorprendente descrizione. Arrivati al mercato centrale, i visitatori rimasero esterrefatti. Non avevano mai visto così tante persone in un luogo solo. Ogni giorno il mercato ospitava tra i 20.000 e i 40.000 avventori. I contadini venivano dai dintorni per vendere i propri beni all'ombra delle immense arcate, insieme ai mercanti giunti fin lì da ogni angolo dell'impero. Nel mercato si poteva acquistare di tutto: oggetti d'uso quotidiano, cibo, animali, articoli di lusso o persino schiavi ed equipaggiamento militare. Gli spagnoli videro molte novità. Erano particolarmente colpiti dai nostri tessuti pregiati, tinti di carminio con l'estratto di cocciniglia. Era evidente che questo mercato all'aperto avesse destato in loro un grande stupore. Anche le merci, per la maggior parte esotiche, li avevano affascinati. In special modo quelle che contenevano dell'oro, che era ciò che i conquistatori bramavano di più. Ma Cortés e i suoi uomini erano sbalorditi anche da cose di minor rilevanza. Per esempio l'ordine che regnava nel mercato, o il fatto che i supervisori si assicurassero che ogni cosa fosse al proprio posto. Tutto ciò fece una grande impressione sugli spagnoli. Degli addetti ispezionavano la merce esposta e i mercanti dovevano essere registrati. Ogni tipo di prodotto aveva la sua area designata. Per i beni di particolare valore era previsto un pagamento in granelli d'oro. Le fave di cacao erano una valuta comune per il resto dei prodotti. Una lepre costava 100 fave, un pomodoro una sola. Spesso accadeva che le fave di cacao destinate ai pagamenti venissero contraffatte. I falsificatori usavano piccoli tagli di legno che levigavano e modellavano fino a ottenere la forma di una fava di cacao. Per questo era preferibile effettuare scambi all'interno del mercato. C'era una tassa da pagare, ma la sicurezza dei pagamenti era garantita. Ladri e truffatori venivano consegnati ai giudici del mercato all'istante. L'accusato doveva giurare di dire il vero, pena la morte. La sentenza veniva emessa sul posto, perché era prioritario mantenere l'ordine pubblico. Chi era sorpreso a rubare doveva ripagare il danno con un periodo di schiavitù. Nell'Europa medievale la giustizia era carente. Invece gli Aztechi facevano di tutto per mantenere l'ordine pubblico e tutelare i cittadini.
A differenza delle città europee, la civiltà azteca era molto attenta alla pulizia. Ogni giorno, degli addetti spazzavano strade e luoghi pubblici. La pulizia della città era fondamentale per gli aztechi. Nulla a che vedere con, perdonatemi il termine, le sudice città europee del XV e XVI secolo. Pur mancando un avanzato sistema fognario e di rifornimento idrico, Tenochtitlan aveva raggiunto ottimi risultati anche in questi campi. Per evitare che i canali cittadini divenissero cloache, gli aztechi avevano ideato un ingegnoso sistema. Di sicuro erano presenti dei bagni pubblici. Feci e urine venivano raccolti separatamente in vasi di argilla. Un buon affare per i mercanti di materia fecale, che vendevano gli escrementi come fertilizzante per i campi. L'urina invece era utilizzata per il trattamento di pelli e tessuti. In un certo senso, la vita quotidiana nella capitale azteca potrebbe essere paragonata a quella che oggi chiamiamo società zero rifiuti, senza sprechi. Attività quali la raccolta delle feci da riutilizzare come fertilizzante nei campi o l'impiego di scarti di varia natura venivano svolte in maniera sistematica all'interno della città. Un mondo che sembrava creato artificialmente, uno stato emerso dal nulla. Duecento anni prima dell'arrivo degli spagnoli, gli aztechi erano semplici guerrieri nomadi. Tutto ebbe inizio con una leggenda. In principio il nostro popolo era senza patria, ma il nostro dio tribale ci mostrò la via. Secondo il mito, il popolo azteco vagò senza meta per generazioni. Alla fine, su una piccola isola nel lago Texcoco, il leggendario capo Tenoch vide il segno divino promesso dal loro dio tribale. Un'aquila su un cactus intenta a divorare un serpente. Quello era il luogo dove insediarci e costruire un tempio in onore del dio Huitzilopochtli. Così il loro capo gettò le fondamenta di Tenochtitlan, la città di Tenoch. Ma qual è la realtà dietro la leggenda? È certo che gli aztechi abbiano creato questo mito di fondazione su misura per loro. Avrebbero potuto rappresentarsi nelle vesti di colonizzatori o di primi abitanti. Ma come oggi sappiamo, essi non furono i primi, bensì gli ultimi a giungere nel bacino del Messico. Gli scienziati ipotizzano che intorno al 1215 gli aztechi migrarono dal Messico settentrionale o dalle zone sud-occidentali degli odierni Stati Uniti fino agli altipiani messicani. Qui i guerrieri nomadi incontrarono i discendenti del potente popolo tolteco e le piramidi della misteriosa città di Teotihuacan. Era ormai in rovina all'arrivo degli aztechi. Ai loro occhi solo un dio o un gigante avrebbe potuto costruire edifici così imponenti. Fu proprio qui che il loro mondo ebbe inizio. Per molti anni l'archeologo americano David Carbaglio ha condotto ricerche in questo luogo. La sua squadra ha trovato le prove che gli aztechi presero a modello queste rovine per la loro città. Volevano riprodurla in tutto, per imitare gli dèi. Gli aztechi furono ispirati da Teotihuacan, la prima grande città del Messico centrale. La vedevano come un luogo di creazione, dove gli dèi si erano sacrificati per dare origine all'universo e all'umanità.
I pianterreni degli edifici residenziali e dei palazzi che un tempo dominavano il paesaggio cittadino sono ancora visibili. Essi danno ai ricercatori un'idea di come Tenochtitlan, la capitale azteca, doveva apparire. Ma gli aztechi non hanno solo copiato l'architettura. Per loro, Teotihuacan era un modello di civiltà che possedeva arti, calendari e un sistema di scrittura che gli aztechi ricalcarono con grande cura durante la creazione del loro impero. All'inizio i guerrieri nomadi offrivano i loro servizi come mercenari. Scendevano in battaglia per conto dei signori di piccole città-stato. Ma non erano i benvenuti. Dopo essersi inimicati chiunque nel bacino meridionale, furono praticamente costretti a stabilirsi nell'unico posto dove non erano ancora stati, un'isola di appena 2 chilometri quadrati, proprio nel mezzo di una palude salmastra. A quel tempo l'isola era considerata inabitabile. Gli aztechi raggiungevano la terraferma in canoa per procurarsi lo stretto necessario. Sull'isola non c'era legna per costruire capanne né acqua potabile. Il lago era molto salato e le sue acque melmose. Era una vita grama, quella dei primi abitanti. Il futuro splendore di Tenochtitlan era ancora lontano. Gli abitanti della piccola isola iniziarono a bonificare la terra, avvalendosi di dighe artificiali con le quali separavano l'acqua salmastra da quella potabile. Nelle basse acque del lago, sopra un letto di canne e ninfee, impilavano strati di fango che poi si solidificavano. In questo modo, gli aztechi creavano giardini galleggianti per praticare l'agricoltura. Le chinampa. Nella periferia di Città del Messico ne esistono ancora oggi. I contadini creano questi giardini galleggianti e seminano le stesse piante coltivate 500 anni fa dai loro antenati aztechi. Mais, fagioli, zucche, ma anche pomodori, avocado, peperoncini e patate dolci. Fu proprio in Mesoamerica che ha avuto inizio la domesticazione di queste piante che ormai crescono in tutto il mondo. Le chinampa garantivano agli aztechi più spazio e indipendenza dalle risorse della terraferma. Questa sarebbe stata la base della loro incredibile ascesa. Il sistema delle chinampa era una forma altamente produttiva di agricoltura. Permetteva di avere dai 3 agli 8 raccolti l'anno a seconda delle piante. Quindi, come risultato, la popolazione aumentò. All'apice dell'impero azteco, il bacino del Messico era abitato da 1 milione di persone. In appena 200 anni, il piccolo insediamento sull'isola si era trasformato in una fiorente metropoli che copriva 13 chilometri quadrati, il centro del più vasto impero del Mesoamerica. Io sono uno degli ultimi a tramandare il nostro glorioso passato. Tutto è andato distrutto e molti tra coloro che potevano ricordare sono morti. Anni dopo la caduta dell'impero, gli scribi aztechi trascrissero la loro storia e le loro usanze sotto la supervisione dei monaci spagnoli. Oggi, questi resoconti sono l'unica eredità scritta degli aztechi nella loro originale scrittura pittografica. Sappiamo che gli aztechi possedevano molti libri, conservati in vere e proprie biblioteche. Purtroppo, però, queste furono date alle fiamme. I manoscritti vennero messi a rogo anche tempo dopo la caduta di Tenochtitlan, perché fosse estirpato quello che per i cristiani era un culto del demonio.
I pochi codici rimasti hanno un'importanza fondamentale per noi storici, perché ci offrono una visione degli eventi e della vita quotidiana degli Aztechi dal loro punto di vista. Uno dei rari manoscritti superstiti è il Codice Mendoza. Per molto tempo la scrittura pittografica degli Aztechi era a malapena decifrata. Le annotazioni dei monaci spagnoli hanno aiutato gli scienziati a capire questi registri. Il Codice Mendoza contiene un'ampia descrizione della vita quotidiana degli Aztechi. È un documento unico in questo senso. Una vita in cui ogni cosa era organizzata, dalla culla alla tomba. Per loro, la nascita di un bambino era paragonabile a un combattimento potenzialmente mortale. La madre del nascituro era equiparata a un guerriero. Morire di parto era un onore, esattamente come cadere in guerra. Spesso il grido di battaglia della levatrice era il primo suono che giungeva alle orecchie del neonato. Sono nato nell'anno decimo del coniglio. Mia madre era una schiava, ma io ero libero. Nel mondo azteco, i figli degli schiavi nascevano liberi. Dopo il parto, il cordone ombelicale delle femmine veniva seppellito sotto il focolare domestico, mentre quello dei maschi era affidato a un guerriero che lo avrebbe sotterrato in un campo di battaglia per augurare al piccolo di diventare un valoroso guerriero. Gli Aztechi avevano anche dei padrini, i quali omaggiavano il neonato con oggetti che ne avrebbero predetto l'avvenire. Ai maschi venivano donate armi in miniatura a simboleggiare un destino da guerriero. Tra le pagine istoriate troviamo anche precise istruzioni su come educare i bambini. Nel codice è riportato che ai bambini venivano assegnati compiti a seconda della loro età. I più piccoli aiutavano con le faccende domestiche e i maschi adempivano anche a mansioni fuori casa, che col passare del tempo diventavano via via più numerose e impegnative. I ragazzi tagliavano la legna, andavano al mercato, lavoravano nei campi e pescavano. Le ragazze imparavano a impastare, tessere e tenere pulita la casa. I bambini disobbedienti erano puniti con severità. Ai nostri occhi, alcune di queste punizioni potrebbero apparire piuttosto dure e fin troppo crudeli. Per esempio, in questa scena, un insegnante tiene un ragazzino sospeso a mezz'aria su un falò di peperoncini fumanti, portandolo alle lacrime, che qui sono ben visibili. I fanciulli disobbedienti venivano percossi o punti con delle spine, mentre le ragazzine capricciose legate per le mani e picchiate. Gli Aztechi amavano i loro figli, non c'è dubbio. Ma avevano una visione della vita e del mondo diversa da quella moderna. Erano fermamente convinti che ogni persona, a seconda dello status e dell'età, avesse una precisa posizione sociale e dunque dovesse sottostare a determinate regole. Era lo Stato a farsi carico dell'istruzione, mantenendo le scuole e pagando gli insegnanti. Per i nostri canoni, il sistema scolastico azteco sembra moderno, perché era obbligatorio sia per i maschi che per le femmine. Era inclusivo. Nell'Europa dell'epoca la scuola era appannaggio delle classi agiate, non certo del popolo, e in ogni caso la partecipazione non era obbligatoria. Tra gli 8 e i 10 anni, i bambini e le bambine venivano introdotti alla religione e imparavano a danzare e a cantare. Mi era permesso andare a scuola e studiare.
Fu così che divenni uno scriba. La scuola era obbligatoria anche per i figli degli schiavi. L'istruzione delle bambine terminava dopo 5 anni. Quella dei maschi continuava. Storia, agricoltura e addestramento militare erano le materie di studio. Nelle scuole veniva insegnata la storia del loro popolo. Si potrebbe dire che venisse impartita una certa ideologia. Indubbiamente questo serviva a rafforzare l'identità, il senso di appartenenza alla società azteca, soprattutto se l'educazione era affidata alla famiglia. Anch'io avrei voluto essere un grande guerriero, ma gli dèi avevano altri piani per me. Mi dimostrai particolarmente abile nell'interpretare la nostra scrittura. Dunque i miei maestri decisero che sarei divenuto uno scriba. Con l'istruzione potevano forgiare il proprio destino. Se un individuo dimostrava abilità, non contava da quale classe sociale provenisse. Gli sarebbero stati affidati anche incarichi amministrativi. I giovani particolarmente dotati, anche se di umili origini, avevano accesso a un'istruzione avanzata, normalmente riservata alla nobiltà. Partecipavano al Calmecac, dove veniva formata la futura élite. Anche alle figlie dei nobili era permesso partecipare, come allieve dei sacerdoti. Qui la vidi per la prima volta. Il suo nome era Awik, come la dea dei fiumi. Coloro che venivano ammessi al Calmecac dovevano sottoporsi a dolorosi rituali. L'autoflagellazione, il sacrificio di sangue per omaggiare gli dèi, erano parte della vita scolastica. Awik mi dava forza, ma i sacerdoti non dovevano sapere del nostro amore. Ai giovani uomini era vietato avere rapporti con le discepole del tempio, pena la morte. Le punizioni inflitte agli individui che non rispettavano le leggi erano drastiche, decisamente troppo severe, ma di contro efficaci per garantire la tutela del sistema sociale e fare in modo che ognuno facesse la propria parte senza tirarsi indietro. Dei giudici si accertavano che le leggi fossero rispettate. I processi erano pubblici. Le sentenze venivano emesse all'unanimità e le trasgressioni reiterate venivano punite con maggiore durezza. Chi rubava più di una volta poteva essere condannato alla lapidazione. Chi si ubriacava in pubblico rischiava di perdere la casa o persino la testa. L'adulterio era punito con la morte, non solo per il coniuge infedele, ma anche per l'amante. Non erano estranei al concetto di uguaglianza giuridica e chiunque, povero o nobile, riceveva il medesimo trattamento quando veniva sottoposto a giudizio. La massima preoccupazione era istituire leggi che trattassero le persone in maniera equa. E coloro che confessavano un crimine prima di essere scoperti potevano persino contare sul perdono. Per fortuna, la nostra storia ha avuto un lieto fine. Entrambi evitammo ripercussioni da parte dei sacerdoti. Essi ci diedero la loro benedizione e nel 1518 Awik divenne mia moglie. Col benestare del gran sacerdote, le discepole potevano interrompere il servizio agli dèi per sposare un uomo reputato degno. In 4 giorni di festeggiamenti, familiari e amici auguravano alla coppia un matrimonio felice. Le vesti degli sposi venivano annodate l'una all'altra, a simboleggiare l'unione. Ma anche tra gli aztechi, non tutti i matrimoni duravano.
Una legge permetteva ai coniugi di divorziare e questo diritto era riservato sia agli uomini che alle donne. Certo, non possiamo immaginare a quali conseguenze sociali andassero incontro gli sposi, ma sappiamo che erano previste leggi che regolamentavano la spartizione dei beni e la custodia dei figli. Le femmine sarebbero rimaste con la madre, mentre i maschi con il padre. Nonostante ciò, il matrimonio era un legame per la vita. Insieme alla famiglia rappresentava un aspetto fondamentale per gli Aztechi, perché garantiva il futuro della loro società. Erano tempi felici. Gli dei sono stati benevoli con noi. Sembra un mondo perfetto, ma ha un costo altissimo per gli individui. I manoscritti aztechi documentano anche cruenti rituali con sacrifici umani. Sugli altari, alle vittime veniva estratto il cuore mentre erano ancora vive. Ogni anno, migliaia di persone andavano incontro a questo terribile destino. A noi può sembrare una barbarie, ma per loro non era così. Vivevano in un contesto culturale diverso dal nostro. Il rapporto fra gli uomini e il mondo sovrannaturale si reggeva sul sangue, e quello umano nutriva le divinità che in rimando donavano vita nuova. Morte e sopravvivenza erano concetti che non necessariamente si annullavano tra loro, ma coesistevano in reciproca dipendenza. I manoscritti descrivono come i teschi delle vittime venissero forati e appesi uno accanto all'altro su una impalcatura di legno davanti alla Grande Piramide, nel centro della città. Per molto tempo gli scienziati hanno creduto che le macabre illustrazioni fossero esagerate e imposte agli scribi dai conquistatori spagnoli per giustificare le immani atrocità perpetrate contro il popolo azteco. Ma poi, nel 2015, gli archeologi fecero un'incredibile scoperta durante gli scavi presso Templo Mayor. Un muro di teschi umani, alto quasi 2 metri. Furono rinvenuti anche i resti delle impalcature di legno descritte nei racconti aztechi. Pur non trovandosi nella composizione originaria, i teschi forati erano lì, disseminati ovunque. E paradossalmente, secondo le tradizioni e la cultura della civiltà azteca, era un luogo che dava la vita. Il loro timore più profondo era che le divinità potessero morire. Per questo dovevano garantire al sole il nutrimento necessario. E come potevano fare? Attraverso sacrifici umani che nutrivano il sole con la loro energia. Gli archeologi hanno potuto ricostruire il sito con precisione, sulla base dei raccapriccianti ritrovamenti. Dalle dimensioni dell'impalcatura e dalle 2 torri, si evince che migliaia di teschi fossero esposti al cospetto del grande tempio. È la testimonianza di una cultura sacrificale, senza eguali. Anche per i più scettici, a lungo convinti che il culto sacrificale azteco non fosse altro che un'invenzione degli europei, un simile ritrovamento costituisce la prova definitiva che i sacrifici umani sono realmente accaduti. Secondo i test di laboratorio, le vittime erano per circa il 75% uomini di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Le analisi del DNA e i test chimici condotti su denti e ossa confermano che gli sventurati provenivano da ogni parte dell'impero. Si trattava di prigionieri di guerra e schiavi di province conquistate. I sacrifici umani, al di là del loro valore religioso, erano una dimostrazione di potere.
Specialmente durante grandi celebrazioni, i principi delle città soggiogate erano invitati, obbligati in realtà, a partecipare. Gli Aztechi devono aver sacrificato diverse migliaia di uomini per affermare la propria schiacciante supremazia e il profondo legame con le loro potenti divinità. Era una nazione in permanente stato di guerra. Poco prima dell'arrivo degli spagnoli, il dominio azteco aveva raggiunto la sua massima espansione. Si estendeva dalla costa dell'Atlantico fino alla pianura del Messico, nell'Oceano Pacifico. Gli aztechi controllavano 6 milioni di persone. Dalle campagne militari, i guerrieri portavano a Tenochtitlan ricchezze, tributi e prigionieri destinati alla schiavitù o ai riti sacrificali. L'impero azteco era fondato su un sistema tributario. Non credo si potesse fare altrimenti, poiché senza una forma di tassazione, questa vasta e stupefacente città sarebbe stata a malapena in grado di sopravvivere. Pertanto veniva tassata ogni cosa, dalle materie prime ai beni di lusso. Ciò succedeva indistintamente in tutto l'impero, che grazie ai tributi riscossi continuava ad accumulare le ricchezze necessarie a espandersi ancora e ancora. Le città-stato tributarie dovevano soddisfare richieste precise riguardo a cosa e quanto produrre e al pagamento dei tributi. Era uno sfruttamento sistematico. Questa pagina del Codice Mendoza mostra una consistente lista di tributi, con specifiche molto precise sulle consegne da parte delle città-stato. Si va dalle armature riccamente ornate, al cibo, ai fagioli e anche ai gioielli. Ogni cosa era regolata nei minimi dettagli perché i capi aztechi prestavano molta attenzione all'arrivo puntuale dei tributi. Anche il più piccolo ritardo nei pagamenti era considerato una mancanza che comportava gravi conseguenze per le città-stato. La brama di ricchezze, schiavi e sacrifici umani della metropoli azteca aumentava di anno in anno. La vastità dell'impero, la continua espansione con la conseguente richiesta di tributi, gravava sulle province e sulle città-stato, ma soprattutto sulla popolazione. Non facevano che spingersi al limite della loro capacità economica, destabilizzando l'intera struttura ben organizzata della società piramidale. In questo modo erano vulnerabili. Bastava che qualcuno accendesse un fiammifero per far divampare un incendio. E questo momento arrivò nel 1519, quando Hernán Cortés e i suoi uomini attraversarono l'impero. Ricordo ancora la prima volta che li ho visti. Non avrei mai immaginato che quegli uomini potessero tradire in maniera tanto vile l'ospitalità del nostro grande Montezuma. Egli ha dato loro doni, ma l'uomo bianco ha condotto il venerabile Montezuma in una trappola. Prima lo hanno imprigionato. Poi hanno ucciso il nostro Tlatoani e gettato il suo corpo nel lago. Come morì veramente Montezuma è ancora fonte di discussione. Alcuni dicono che fu accidentalmente ferito o addirittura colpito dal suo stesso popolo, mentre le fonti indigene affermano che gli spagnoli si sbarazzarono dell'inutile ostaggio uccidendolo. Tuttavia, dopo la morte di Montezuma, gli spagnoli dovettero ritirarsi in tutta fretta. Provarono a fuggire attraverso i giardini galleggianti e le strade sugli argini. Durante la noce triste, la triste notte, 450 spagnoli morirono e ne sopravvissero appena 100. Fu la prima grande sconfitta subita dagli spagnoli nel Nuovo Mondo. Ma questa vittoria non salvò gli aztechi.
Gli dei non ebbero pietà della nostra gente. Molti di noi si ammalarono di una misteriosa malattia. Anche la mia povera moglie. Gli spagnoli ci avevano portato la febbre. Le malattie portate dagli spagnoli, come tifo e vaiolo, infuriarono sugli abitanti della città. Gli indigeni non avevano difese immunitarie contro quegli agenti patogeni. Nel corso di un anno, quasi la metà della popolazione di Tenochtitlan morì. Awik non ha potuto veder crescere nostra figlia. La fine del mio popolo era vicina. Hernán Cortés e i suoi uomini sarebbero tornati al lago, pianificando l'assalto alla città con i loro alleati locali. I capi delle tribù nemiche degli Aztechi avevano un'ottima conoscenza del luogo. Assediarono Tenochtitlan per 3 mesi e affamarono la popolazione. Conoscendo la città, studiarono un piano d'attacco dal lago piuttosto che da terra. Decisero di costruire una flotta di piccole imbarcazioni da far trasportare a pezzi attraverso le montagne dagli indigeni alleati. E così fecero. E l'attacco ebbe inizio. Nell'agosto del 1521, gli spagnoli assaltarono la città con l'aiuto di 20.000 guerrieri alleati. Non furono di certo quei pochi spagnoli a determinare la caduta del vasto impero azteco. Ne erano sicuramente i responsabili, quelli che avevano dato il via a tutto. Ma furono gli alleati indigeni a dare il colpo di grazia alla città e al popolo. Un esercito di 20.000 guerrieri forti e potenti, pronti a morire in battaglia per liberare le loro tribù dalla dominazione degli Aztechi. Combatterono strada dopo strada. L'ultimo contingente azteco oppose una fiera resistenza. Persino le donne e i bambini si opposero agli invasori. Il 13 agosto 1521, la carneficina terminò. Alla fine della conquista, 240.000 aztechi erano morti. Solo pochi riuscirono a fuggire. Me ne andai, ma la nostra città era perduta. Non restavano che canti di dolore. I conquistatori e i loro alleati espugnarono e saccheggiarono la città. Poi rasero al suolo quella che un tempo era la potente Tenochtitlan. Con la distruzione dell'impero azteco, gli spagnoli gettarono le fondamenta del colonialismo nel Messico e nell'America centrale. I loro alleati avrebbero presto conosciuto un oppressore ben più spietato. Non possiamo immaginare quanto ancora sarebbe durato l'impero azteco. Sappiamo che prosperò per 100 anni nella forma che oggi conosciamo, e certo fu un breve periodo. La sua fine fu tragica perché fallirono, perché incontrarono nemici che non conoscevano e non sapevano come affrontare. Per le popolazioni indigene fu la fine del loro mondo. La loro storia poteva continuare. Oggi ne avremmo saputo di più su di loro. Ma è andato tutto perso in questo scontro fra civiltà. L'eredità degli Aztechi è stata preservata per i posteri nelle cronache dei loro scribi. Gli
Gli scribi erano, se così si può dire, la memoria del popolo azteco. Trascrivevano e illustravano le storie di vita quotidiana. Narravano gesta dei sovrani e dei guerrieri, dei successi, dell'organizzazione economica e sociale, delle fondamenta del potere azteco. Quando moriamo, non siamo davvero morti. Vivremo ancora. Ascenderemo e risorgeremo, perché noi siamo i figli del sole. Gli spagnoli costruirono Città del Messico sulle rovine della precedente capitale azteca. Solo successivamente all'indipendenza del paese, 3 secoli dopo l'arrivo degli spagnoli, la consapevolezza del retaggio azteco è risorta. Oggi molti messicani si vedono come i discendenti degli aztechi. La loro eredità viene celebrata e sopravvive nella quotidianità. Nel Día de los Muertos, il giorno dei morti, la cultura azteca e quella cristiana si mescolano. La bandiera nazionale collega il moderno Messico alle radici azteche del paese. Al centro, l'aquila sul cactus, con un serpente nel becco. È il mito di fondazione del perduto impero azteco. Benvenuti. Vedremo oggi la seconda puntata della nostra serie di ACDC dedicata alle grandi civiltà dell'America precolombiana, gli Aztechi, i Maya e gli Inca. E oggi parleremo proprio dei Maya, che fra i tre sono i più sfuggenti da un certo punto di vista. Non fosse altro perché gli Aztechi e gli Inca erano due grandi imperi al culmine della loro potenza, nel momento in cui Cortés e Pizarro sbarcano sulle loro coste. Mentre invece i Maya dell'America centrale erano un insieme di popolazioni che non formavano un unico impero e che avevano alle spalle già una lunga storia. In certi casi, in certe zone, avevano già addirittura abbandonato da secoli le loro antiche città, nel momento in cui arrivano a contatto con gli europei. Questo fa sì che intorno ai Maya aleggi da sempre un certo alone di mistero, di cui si fa interprete anche Viviana, la quale scrive: «Sono affascinata dalle numerose similitudini tra la civiltà Maya e quella egizia. Le piramidi, gli studi astronomici e soprattutto le analogie tra la loro scrittura e i geroglifici. È possibile, dice e desidera in realtà Viviana, che vi sia stato un incontro che la storia non ha ancora potuto provare? Lei che ne pensa?» Ecco, allora Viviana, io penso questo, che naturalmente è molto affascinante andare dietro con la fantasia a questo tipo di collegamenti. E capisco benissimo il divertimento e anche un po' il brivido di immaginare queste cose. Io però personalmente devo dire, per come sono fatto io, sono un po' refrattario invece a questo genere di collegamenti non provati, ecco, diciamo così. Io sono molto più terra a terra. Tendo sempre a pensare che le analogie si spiegano in un altro modo e mi rendo conto che è meno romantico vedere le cose così. Però quando uno va a vedere in definitiva le piramidi
al di là del fatto che i Maya le facevano diverse dagli egiziani. Ma poi comunque la piramide è in assoluto la cosa più semplice da fare. Quando hai a disposizione molta manodopera e vuoi fare un edificio imponente che ti porti verso il cielo, verso gli dèi, e però non disponi, diciamo, di tecnologie tali da poter fare cose molto sofisticate. E quindi non voglio dire che ammucchi le pietre una sull'altra, perché chiaramente le piramidi sono cose un po' più complesse di così, ma in definitiva è abbastanza naturale ricorrere a quel tipo di forma. E la stessa cosa vale per la scrittura. I geroglifici, termine che mi dicono i linguisti è improprio, ma insomma, l'idea di usare una scrittura in cui un segno non necessariamente indica un suono, ma può anche indicare un concetto o comunque una parola, ecco, è banale a dire la verità. La cosa strana è il sistema nostro. Il sistema nostro per cui si scrive usando un segno per ogni suono, ecco, non è la cosa più comune. L'idea più comune era l'altra. Anche l'alfabeto cinese nasce in quel modo, cioè in origine con dei segni che rappresentano dei concetti e che poi cominciano magari a rappresentare la parola e magari il suono di quella parola. E allora ecco, sia l'alfabeto dei geroglifici egizi sia l'alfabeto dei Maya indubbiamente combinano elementi che hanno a che fare appunto con un concetto rappresentato da un segno e altri segni che invece rappresentano dei suoni, delle sillabe, certo. Però, ripeto, questo di per sé è abbastanza comune. Se ci fosse stata un'origine collegata, condivisa, uno magari si aspetterebbe che anche i singoli segni presentassero qualche somiglianza fra loro. E invece non è così. Cioè, gli egiziani disegnavano segni completamente diversi da quelli dei Maya. Quindi ecco, Viviana, io ho detto la mia, mi rendo conto che, ripeto, è un'interpretazione un po' più terra a terra, ma questo non toglie che sui Maya noi continuiamo ad avere un sacco di curiosità e magari ne incontreremo qualcuna appunto nella puntata che stiamo per vedere. Buona visione! I Maya, leggendari e misteriosi. Oltre 2000 anni fa edificarono in Centro America gigantesche città nel cuore della giungla. Allora era forse la città più vasta del mondo. L'odierna tecnologia ha svelato la reale grandezza di questa antica civiltà. Nelle città, centri vitali di scienza e cultura, fiorivano i commerci. Oggi sappiamo che avevano una scrittura in grado di riprodurre tutta la complessità del loro linguaggio. I Maya fissarono i principi base dell'astronomia e della matematica e in tal senso il loro famoso calendario è tuttora considerato un capolavoro. Ogni nuova scoperta archeologica getta un po' di luce sull'antico mistero dei Maya. Ci sono i resti di un essere umano lì dentro. Prove di crudeli rituali, ma anche di quella che è stata una delle più grandi scoperte dell'umanità. Senza i Maya, oggi non avremo il mais. La causa del declino dei Maya è rimasta a lungo un mistero, ma ora i ricercatori pensano di averne comprese le cause. Le stelle ci predicono il futuro. Viviamo tutti sotto il grande coccodrillo celeste. Nel IX secolo il mondo dei Maya è in declino, ma la loro storia continua a vivere nei racconti degli anziani. Sono uno degli ultimi della nostra gente. Un tempo eravamo un grande popolo. Vi racconterò come vivevamo, perché l'ho vissuto io stesso. Nella foresta pluviale al confine fra Guatemala e Messico,
le colline emergono da un verde mare di foglie. Quelli che sembrano vulcani sono in realtà enormi piramidi, testimonianze di un'antica città maya sommersa dalla foresta, El Mirador. Per l'archeologo americano Richard Hanson, esplorare questo mondo nascosto è diventato il lavoro di una vita. Lì a destra ci sono le piramidi di El Mirador. È possibile raggiungere la città perduta solo in elicottero. Hanson è stato qui per la prima volta quando era ancora un giovane studente e ha fatto una scoperta sensazionale. Queste rovine sono molto più antiche di quanto si pensasse. I Maya si erano insediati qui già nel 1000 avanti Cristo. Hanson e la sua squadra stanno portando avanti un sistematico lavoro di ricerca in questa antichissima metropoli. La Danta, la piramide al centro della città, è uno degli edifici più possenti mai realizzati nell'antichità. In base alle stime di Hanson, ha un volume che supera quello della piramide di Cheope in Egitto. Realizzare un complesso simile era all'epoca un'impresa assolutamente straordinaria. I Maya non avevano bestie da soma, ruote o pulegge, o attrezzi di metallo per lavorare la pietra. Hanson ipotizza che alla costruzione devono aver lavorato 4.000 persone, tutti i giorni, per almeno 30 anni. È la piramide più alta del continente americano e la più grande del mondo quanto a volume. Si calcola contenga quasi 3 milioni di metri cubi di materiale riempitivo. Tutto portato a mano, cesto su cesto, pietra su pietra. Per molto tempo i ricercatori hanno potuto fare solo ipotesi sulle reali dimensioni di questa città, perché è completamente nascosta da un'intricata foresta. Grazie ai moderni laser, oggi è possibile vedere oltre la fitta vegetazione. Il sistema laser LiDAR permette di individuare strutture invisibili a occhio nudo. Le immagini non mostrano solo piramidi e palazzi, ma anche strutture difensive, terrazzamenti agricoli. E recinti per l'allevamento del bestiame. Si vedono persino i sentieri e le strade che collegavano El Mirador alle città vicine. I nostri sovrani erano potenti come il sole. Per questo edificarono piramidi che, come montagne, si innalzavano verso il cielo. Intorno all'800 avanti Cristo, El Mirador era uno dei principali centri della cultura maya. È un incredibile momento storico. Non credo che all'epoca esistessero in Europa città paragonabili a questa. Siamo prima di Roma. Roma certo è poi diventata una superpotenza, ma direi che allora questa era una delle città più grandi del mondo. El Mirador era organizzata come molte altre città maya. Al centro c'erano le piazze con i palazzi e i templi piramidali. Qui i Maya celebravano le cerimonie religiose e celebravano sacrifici in onore degli dei. È probabile che oltre 250.000 persone vivessero all'interno della città e un altro milione nelle zone limitrofe. Era una città giardino. Grandi piantagioni e frutteti si estendevano a perdita d'occhio. La gente si riversava in città da ogni parte per commerciare. Nei mercati si acquistavano e vendevano ogni genere di beni e servizi.
I mercanti venivano anche da lontano per offrire le loro merci. E dalle zone circostanti arrivavano gli artigiani e i contadini. C'erano muratori che offrivano i loro servizi. C'era chi vendeva l'ossidiana, chi commerciava in sale o conchiglie. Qualunque cosa si potesse scambiare o vendere, in quel mercato c'era. Artisti creavano preziose ceramiche. Artigiani elogiavano i loro pugnali e asce di ossidiana, un vetro di origine vulcanica più duro e affilato dell'acciaio. I molluschi, come le ostriche spinose, erano considerati un bene di lusso. E così le piume verdi del Ketal, usate per ornare i capelli. Per i Maya, il verde era il colore della vita. La giada valeva per loro quanto per noi l'oro. Come moneta usavano le fave di cacao, un prodotto molto ricercato che veniva utilizzato per produrre la bevanda degli dei, il cacao, la cioccolata. Una delizia riservata alla nobiltà. Avevano un sistema socio-economico estremamente complesso, che garantiva loro una prosperità che non ritroviamo in nessuna altra parte del mondo. Accade spesso che gli archeologi rinvengano dei resti umani nel sito di El Mirador. L'equipe di Hanson ha scoperto una cavità nel pavimento di una casa, probabilmente una tomba. E ora vogliono aprirla tutti insieme. Un grande masso impedisce l'accesso agli archeologi. Bisogna procedere con cautela per rimuoverlo in sicurezza. Ci siamo quasi. Ecco fatto. Ci siamo. Attenzione. Sì, ok. Togli quella pietra. Ecco, l'ho presa. E adesso prendi questo masso e tiralo fuori. Tira verso di te. Bene, ci siamo. Ci siamo, dai. No, aspetta. Oh, per un pelo. Fermati, aspetta un momento. Potrebbe esserci un uomo sepolto lì dentro. Sono caduti un mucchio di sassi. E c'è un altro masso di lato. C'è uno scheletro intero infilato là sotto. Una grande scoperta. Risulterà poi che quella era la tomba di un uomo. I Maya credevano nella vita dopo la morte. Le anime dei defunti scendevano nell'oltretomba e solo dopo numerose prove potevano ascendere al cielo. I morti vivono con noi. Non gli facciamo mai mancare cibo e incenso, affinché sappiano che non saranno dimenticati. Per i Maya era importante mantenere vivo il rapporto con i defunti, vivere in contatto con loro. Per questo motivo seppellivano i loro cari in casa, sotto il pavimento. Era un modo per essere sempre materialmente vicini ai loro resti mortali. I defunti erano onnipresenti nella loro vita. Lo scheletro è solo parzialmente integro. Accanto al teschio c'è una ciotola con il fondo bucato. Era stata probabilmente posta sul volto del defunto per consentire all'anima, attraverso quel foro, di entrare e uscire dal corpo. Un altro reperto ci aiuta a far luce sulla vita quotidiana dei Maya. Una splendida ciotola piena di ossa. Vicino al corpo, i ricercatori hanno trovato anche un'altra ciotola colma di piccole ossa di dita umane, probabilmente un'offerta dai parenti. I sacrifici cruenti non erano insoliti tra i Maya. Anche in altre tombe, Hanson ha trovato segni di automutilazioni rituali, forse simbolo del legame perpetuo che univa i vivi e i morti. Tutto questo è affascinante perché ci permette
di conoscere una civiltà rimasta per secoli sepolta nella foresta e di cui fino a 30 anni fa non sospettavamo nemmeno l'esistenza. Ad oggi gli archeologi hanno effettuato rilievi su un'area di oltre 2000 km quadrati, individuando più di 60.000 edifici nelle pianure guatemalteche. Secondo gli ultimi dati, questa regione era molto più densamente popolata di quanto si pensasse. Una sorpresa per gli scienziati, perché anche se la foresta pluviale appare rigogliosa, lo strato di terreno fertile è sottile e contiene poche sostanze nutrienti. In nessun altro luogo al mondo, in un ambiente così decisamente ostile, è sorta e ha prosperato una società così ben organizzata. Al suo apogeo, Roma aveva una superficie pari a quella di El Mirador e dintorni. Ma per rifornire di grano i suoi milioni di abitanti, doveva affidarsi all'Egitto e alle altre province nordafricane. I Maya, invece, potevano contare solo su quanto cresceva nelle immediate vicinanze. Cosa coltivassero nella foresta per essere in grado di sfamare tutta la popolazione è rimasto a lungo un mistero, perché la giungla ha inghiottito le tracce delle loro coltivazioni. Ma gli archeologi hanno scoperto un piccolo villaggio ai piedi di un lago vulcanico, vicino alla capitale dello stato di El Salvador. Questo sito è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, perché qui il tempo sembra essersi fermato, sepolto sotto metri di cenere vulcanica, restituendoci un'immagine della vita quotidiana dei Maya. Una tragedia per gli abitanti del villaggio, una grande occasione per una ricercatrice come Michelle Toledo. Joya de Seren ci offre uno spaccato della vita quotidiana dei Maya. Per questo è spesso paragonata a Pompei. Probabilmente l'eruzione avvenne in un giorno di fine estate. Gli abitanti erano intenti al lavoro e in un primo momento non diedero nessun peso ai rumori provenienti dalla vicina montagna. Il vulcano di Loma Caldera è a 800 metri da dove attualmente ci troviamo. È molto vicino agli scavi. In alcuni punti del sito, lo strato di cenere è spesso 3 metri, in altri arriva fino a 7. Vapori acquei si erano innalzati dal cratere per giorni. Piccole scosse sismiche scuotevano tutta la zona. Ma la gente si doveva essere abituata a quei fenomeni. Fino a quel momento gli dei li avevano protetti dalle catastrofi. Non credo che fossero consapevoli del fatto che, da un momento all'altro, un'eruzione avrebbe messo fine alla loro prosperità. Ancora oggi è possibile distinguere le diverse eruzioni che si sono susseguite a breve distanza l'una dall'altra. 15 strati di cenere sottile si sono depositati sul villaggio Maya, preservando dei momenti nel tempo. Joya de Seren fu scoperta per caso nel 1976, mentre erano in corso dei lavori di scavo. I reperti hanno consentito di ricostruire parzialmente gli eventi di quel giorno. I primi strati di cenere sono piuttosto sottili ed è qui che si trova la maggior parte dei reperti. Terrecotte, ceramiche e persino del materiale organico. Era la stagione del raccolto. Gli studiosi suppongono che l'eruzione sia avvenuta a tarda sera. La nostra ipotesi è che poco prima dell'eruzione, una cerimonia per festeggiare il raccolto stesse avviandosi alla fine. Cerimonia che probabilmente si svolgeva di notte.
Gli archeologi hanno anche rinvenuto un copricapo cerimoniale. Il teschio di un cervo. Altri resti ci dicono che stavano arrostendo della selvaggina prima dell'eruzione. Era un banchetto per ringraziare gli dèi o per supplicarli? Ma poi, in successione, la risalita del magma surriscaldò le acque del lago. Una lieve scossa preannunciò il disastro. All'improvviso, l'acqua nel cratere evaporò in una deflagrazione. Poi ebbe inizio l'eruzione. Gli abitanti avranno avuto il tempo di fuggire. Una colata piroclastica di gas e cenere scese giù dalla montagna e seppellì tutto sotto il suo manto letale. Vivevano un momento di grande prosperità, ma poi a un tratto arrivò questa eruzione e tutto il loro benessere sparì. Questo trasmette una grande tristezza. Che ne fu degli abitanti del villaggio? Finora non abbiamo rinvenuto resti umani. Forse nella parte meridionale del villaggio potremmo trovare evidenze di persone che tentavano di scappare, ma non sono riuscite a sopravvivere. A rendere speciale questa Pompei dei Maya sono le specie vegetali rinvenute, che ci spiegano come la popolazione riuscisse a sostentarsi. Ancora oggi si distinguono chiaramente i filari di piante intorno alle abitazioni, protetti dalla cenere solidificata che li ha ricoperti. Dove un tempo si trovavano le piante, nella cenere si sono formati dei vuoti. Possiamo risalire così alla pianta che c'era in quel vuoto e che il calore ha ovviamente disintegrato. Ma disintegrandosi, la pianta ha lasciato un'impronta perfetta nella cenere. Michel Toledo riempie i vuoti con un impasto di gesso. I calchi così ottenuti ci dicono cosa veniva coltivato in quei terreni. Questa era una pianta di mais. A Hoya de Seren, il mais veniva coltivato in modo sistematico ed era indubbiamente la principale fonte di sostentamento e di energia. Piccoli campi coltivati a mais erano sparsi per tutto il villaggio. Ecco il calco di una spiga di mais di 1500 anni fa. È più piccola rispetto a quelle che vediamo oggi nei supermercati, ma è senza ombra di dubbio una loro antenata. In principio il mais era intrappolato negli inferi, ma poi giunse il dio del fulmine, che aprì la terra con il suo martello e il mais poté uscire. E secondo la mitologia era un dono degli dèi, tanto che i Maya si definivano il popolo del mais. Dai chicchi di mais, gli dèi trassero un impasto con cui diedero forma agli esseri umani. Questo è il mito della creazione secondo i Maya, ma le effettive origini del mais sono rimaste a lungo un mistero. In natura non esistono piante con caratteristiche analoghe. Senza l'intervento dell'uomo, il mais coltivato non si riproduce. Anche a piena maturazione, i semi non si separano dalla spiga. Un grande vantaggio per i contadini, che potevano effettuare il raccolto al momento opportuno
e trasportare e conservare il mais con facilità. Attraverso le analisi genetiche si è ricostruita l'evoluzione della pianta. È uno dei più importanti esempi di domesticazione di una specie vegetale mai raggiunti. L'antenato del mais è il teosinte, una graminacea selvatica. I pochi chicchi che produce sono poveri di nutrienti e avvolti da un robusto involucro, molto difficile da digerire. I primi agricoltori del Centro America sfruttarono le mutazioni casuali di questa pianta selvatica per ottenere un cereale commestibile. Le pannocchie di mais più antiche che conosciamo erano grandi così. Non ci si sfamava certo una famiglia, ma con tenacia i Maya continuarono a coltivarlo. Provare e spingersi oltre per scoprire dov'è possibile arrivare. Non è questa l'essenza dell'umanità? Solo in seguito all'ibridazione il mais ha sviluppato le proprietà che oggi ne fanno uno degli alimenti più diffusi al mondo. Può essere raccolto dopo appena 3 mesi dalla semina. Nessun'altra pianta ha una resa così alta in tempi così brevi. Senza i Maya e i popoli che li hanno preceduti, oggi non esisterebbe il mais. E non solo, dobbiamo a loro numerosi altri alimenti, come il cacao e l'avocado, i pomodori, i fagioli, le zucche e i peperoncini. Gli antichi Maya non praticavano la monocultura come invece è frequente al giorno d'oggi. Con l'intento di incrementare al massimo i raccolti, combinavano fra loro le piante durante la semina in modo che mais, fagioli e zucche entrassero in simbiosi l'una con l'altra. Lo stelo del mais serviva di supporto ai fagioli, che a loro volta rilasciavano nel terreno l'azoto, che favoriva la crescita del mais. Infine, le ampie foglie della zucca proteggevano il terreno dal troppo sole o dalla troppa pioggia. Fra gli aspetti più affascinanti della società Maya ci sono l'abilità, la competenza che hanno consentito loro di arrivare a questi risultati in 1000-1500 anni senza conoscere i fertilizzanti chimici. I contadini producevano cibo in quantità sufficiente non solo a sostenere le proprie famiglie, ma anche gli abitanti delle varie città. Il mais era alla base dell'economia Maya. Senza, la loro civiltà non sarebbe potuta esistere. A cavallo del nuovo secolo, l'area occupata dai Maya si estendeva dal Messico fino al Guatemala e a El Salvador. Grazie alla sovrabbondanza di cibo, la popolazione era cresciuta ed erano nate nuove specializzazioni. Per molto tempo, El Mirador è stato il centro di questo mondo. Ma poi, la sfolgorante ascesa dei Maya, durata oltre un millennio, subì per la prima volta una battuta di arresto. Tra le rovine di El Mirador, Richard Hanson ha scoperto un segno tangibile del declino della città. Edifici mai completati, come questa piramide. Hanno cominciato e si sono fermati. È successo fra il primo e il secondo secolo dopo Cristo. Sono andati via e non sono più tornati, lasciando tutto così. Ma che cosa ha spinto gli abitanti ad abbandonare El Mirador? Secondo Hanson, la causa è da ricercare nell'ipersfruttamento delle risorse naturali. Prove archeologiche e dati scientifici indicano che quest'area è stata sottoposta a un forte disboscamento. Usarono enormi quantità di legno per decorare con magnifici stucchi le piramidi e le facciate di altri edifici cittadini. Ma produrre la malta richiedeva altissimi consumi di energia. Questa malta si ottiene infatti dalla combustione del calcare naturale. Con il calore la roccia si decompone dando luogo alla polvere di calce. Per ottenere una tonnellata di questa preziosa polvere bianca, bisognava bruciarne 5 di legna. E i Maya non la utilizzavano solo per intonacare i loro splendidi edifici, ma anche per le strade, le piazze e i luoghi sacri.
Il bianco rivestimento di una piattaforma è ancora chiaramente visibile dopo 2500 anni. Potete vedere che qui lo strato è spesso solo 3 o 4 centimetri. Una pavimentazione modesta, non cara. Ma nel corso dei secoli si preferirono pavimenti sempre più spessi. All'epoca della nascita di Cristo, un pavimento comune era arrivato ad essere alto 13 centimetri. Non c'era bisogno di uno strato così spesso. Questo spessore era sufficiente. Era un grande spreco di legna, di roccia e di lavoro. Vaste zone forestali vennero abbattute per soddisfare la richiesta di Malta, con conseguenze letali. Le piogge spazzavano via lo strato di terra fertile. I semi piantati dai contadini non attecchivano più al suolo. Gli abitanti di El Mirador avevano distrutto la loro fonte di sostentamento. Intorno al 150 d.C. abbandonarono la città e la foresta si riappropriò di quella che un tempo era stata una fiorente metropoli. I Maya si spostarono nelle zone circostanti e lungo la costa. E così sorsero nuovi centri di potere. Ancora oggi, le rovine dei loro splendidi edifici testimoniano la straordinaria potenza creativa che i Maya già allora possedevano. Fu il momento di massimo splendore della loro civiltà. Città-stato grandi e piccole si unirono e per 500 anni i Maya furono il popolo egemone dell'America centrale. Quasi 15 milioni di Maya risiedevano in un'area grande la metà della Germania, che all'epoca aveva in tutto appena 2 milioni di abitanti. Tra il 400 e l'800 d.C., questa era la zona più densamente popolata, non solo del Centro America, ma del mondo. Era una società con una forte struttura gerarchica. Da una parte c'erano schiavi, contadini, artigiani e mercanti che producevano cibo e beni di consumo e all'occorrenza lavoravano per il re. In vetta alla scala sociale c'era il re Dio, che garantiva ai sudditi protezione e soprattutto il favore degli dei. Compito dei re era guidare le cerimonie rituali. Ed era un compito molto importante. Ci si aspetta che i re facciano politica, ma quelle cerimonie erano politica. I re dovevano assicurarsi che gli dei ricevessero per tempo cibo e offerte. I Maya credevano che questi riti fossero alla base dell'esistenza stessa dell'universo. Nei palazzi reali, l'interpretazione della volontà divina era diventata una scienza. Si consultavano le osservazioni e gli appunti dei sacerdoti, manoscritti che raccoglievano non solo il sapere religioso, ma anche le scoperte scientifiche e la storia dei Maya. Questi codici, questi libri, ci permettono di far luce sul pensiero, la religione e la scienza dei Maya. È come leggere nella mente dei loro sacerdoti e studiosi. Uno di questi codici è custodito nella Camera del Tesoro della Biblioteca Statale di Sassonia. È un documento di inestimabile valore. Ad oggi ci sono pervenuti solo 4 manoscritti Maya. A lungo gli studiosi hanno ritenuto che quella dei Maya fosse una scrittura pittografica, ma oggi sappiamo che è una scrittura che combina parole intere e segni sillabici e che consente di esprimere concetti complessi. I Maya sono una delle 5 civiltà avanzate ad aver sviluppato una scrittura propria. Dovete pensare che era una società colta, che amava i libri. Dovevano essercene a migliaia, anzi decine di migliaia. È molto probabile che tutti i palazzi, i re, che tutti i sacerdoti possedessero una biblioteca personale.
Molti di questi manoscritti sono scomparsi insieme al mondo dei Maya. Gli spagnoli li hanno bruciati, reputandoli opera del demonio. Nicolai Grube è uno dei pochi esperti al mondo in grado di leggere l'antica scrittura Maya e ha tradotto il codice di Dresda. Lahun Yashkin, Tsutsui Winikab, Kimil Yukul Kapchen. Che significa il giorno 11, Hahau, del mese 10, Yashkin, verrà la morte e la terra tremerà. Il codice di Dresda ha avuto un momento di grande celebrità quando si era sparsa la voce che il testo conteneva una profezia sulla fine del mondo. Si diceva che i Maya avessero perfino indicato la data precisa, il 21 dicembre 2012. Ma è poi risultato evidente che i catastrofisti avevano interpretato male il codice. In realtà, il codice non parla della fine del mondo. Il punto frainteso riguarda le previsioni relative alle alluvioni e alla stagione delle piogge. Non c'è nessuna profezia che si riferisca al 2012, anno che per i Maya rappresentava semplicemente la transizione da un periodo all'altro del calendario. Al di là di questo, il codice è una fonte inestimabile di informazioni che hanno permesso ai ricercatori, tra l'altro, di decifrare lo straordinario sistema numerico dei Maya, che comprendeva lo zero, che veniva rappresentato a forma di conchiglia. I Maya sono stati probabilmente il primo popolo al mondo a rappresentare graficamente lo zero e forse anche a concepirlo concettualmente. Lo zero è forse la più grande invenzione dell'umanità. Senza non sarebbero possibili i calcoli complessi, con riflessi inimmaginabili sulla nostra società. Nemmeno i greci o i romani lo conoscevano, e gli europei hanno iniziato a usarlo per fare i calcoli solo a partire dal XII secolo. Le conoscenze matematiche dei Maya favorivano l'osservazione degli astronomi che erano in grado di calcolare con precisione le orbite dei pianeti e delle comete e di prevedere fenomeni celesti senza il telescopio. Nella sala proiezioni della biblioteca statale, Nicolai Grube lavora su un facsimile del codice di Dresda. Destinato forse a un sacerdote, il manuale raccoglie osservazioni su rilevanti fenomeni celesti. I Maya davano grande importanza all'astronomia, perché nei corpi celesti vedevano l'incarnazione degli dèi e quindi, osservando i loro movimenti, potevano conoscere gli eventi futuri. Per orientarsi nel firmamento, gli astronomi Maya utilizzavano anche le costellazioni, benché spesso fossero diverse da quelle che conosciamo noi. Riuscivano così a seguire le tracce delle loro numerose e volubili divinità. Questa pagina fa parte di una sezione di predizioni riguardanti il pianeta Venere. Venere corrispondeva al dio della guerra. Quindi, a seconda della sua posizione nel cielo, si decideva quali fossero i giorni più propizi per dare battaglia e sconfiggere il nemico. Per registrare lo scorrere del tempo, i Maya si servivano di più calendari. Quello giornaliero era detto Haab e veniva utilizzato per dividere l'anno solare. Come il nostro era anch'esso formato da 365 giorni, i Maya avevano inoltre stabilito con estrema precisione la durata dell'anno solare, calcolandola fino alla terza cifra decimale. L'anno religioso constava di 260 giorni, che erano il risultato della combinazione di cicli di 20 giorni, dove ogni giorno aveva un nome, e di cicli di 13 giorni, contraddistinti invece da numeri sacri. I calendari interagivano fra loro come ingranaggi, indicando ai sacerdoti i giorni in cui celebrare i riti più importanti. Seguire scrupolosamente le indicazioni del calendario era un dovere sacro, e i re dovevano dare il buon esempio. Spesso i sovrani dovevano sottoporsi a crudeli rituali. Secondo le credenze Maya, il sangue era la dimora dell'anima e la fonte della sua vitalità. Il sangue reale era particolarmente prezioso.
Un concetto essenziale nella religione Maya era quello dell'equilibrio latente. Detto in altre parole, significa che un dio poteva elargire doni, come la pioggia, la fertilità dei campi o un raccolto rigoglioso, ma soltanto se riceveva qualcosa in cambio. Un particolare rito sacrificale consisteva nella perforazione del pene con la culeo di una razza. Le droghe aiutavano i sovrani a sopportare il dolore. Il sangue reale, il flusso vitale stillato dai fertili lombi del sovrano, veniva raccolto su strisce di carta, poi bruciate. La cenere ottenuta era cibo per gli dei. Il sacrificio di sangue richiesto ai re Maya significava che, nei momenti importanti, dovevi dare agli dei il meglio di te, perfino la tua forza vitale, per chiedere il loro aiuto. I re sapevano bene come dimostrare ai sudditi il loro legame con le divinità. Chichen Itza, Messico. La piramide di Kukulkan. Questo capolavoro architettonico è forse l'edificio Maya più celebre. La piramide è costruita in modo che due volte l'anno si possa assistere a uno spettacolo stupefacente. Durante gli equinozi di primavera e autunno, l'ombra del sole che tramonta prende la forma di un serpente intento a scendere dalla piramide. Ancora oggi, migliaia di turisti si radunano per assistere a questa straordinaria illusione. Tre quarti d'ora assolutamente magici che riflettono la grande abilità degli astronomi e degli architetti Maya. Ovviamente, la capacità dei re di predire i movimenti dei corpi celesti testimoniava il loro legame speciale con le stelle e gli dei. Era uno strumento di potere e di legittimazione di quello stesso potere. Le eclissi di sole e di luna erano eventi speciali per i Maya. Preannunciavano una calamità. Quando il cielo si oscurava, in pieno giorno, si pensava che sacrifici umani, per lo più di prigionieri di guerra, scongiurassero l'imminente pericolo. Simili riti erano inoltre una dimostrazione di forza e servivano ai sovrani per rinsaldare il loro potere agli occhi del popolo. Ma questo ordine, all'apparenza stabilito dagli dei, venne sconvolto. Nel corso del IX secolo d.C., in pochi decenni, gran parte delle città Maya scomparvero. I motivi che causarono il collasso della civiltà Maya sono tuttora uno degli enigmi più grandi e appassionanti di tutta la storia dell'archeologia. Che accadde a questo grande popolo? Perché centinaia di città vennero abbandonate? Sono domande che continuiamo a porci. Da tempo gli studiosi ipotizzano che a contribuire al declino di questa civiltà sia stato un cambiamento climatico. Per ricostruire le fluttuazioni del clima in quegli anni, gli esperti analizzano dei campioni di terreno. I depositi sedimentari sono la memoria della natura. I campioni raccolti dimostrano che i Maya vennero più volte colpiti da gravi siccità. Gli strati più chiari indicano periodi di forte carenza idrica e si formano quando l'acqua evapora, lasciando dei depositi salini. Gli scienziati stimano che durante quei periodi le piogge diminuissero di almeno il 50%. Divennero sempre più frequenti fra l'VIII e il IX secolo questi periodi di siccità e sempre più gravi e duraturi. E tutto questo ebbe probabilmente delle forti ripercussioni sull'attività agricola dei Maya. La disperazione doveva essere grande. Perché nello Yucatan l'acqua è un bene scarso e prezioso. Non ci sono fiumi,
e la pioggia, quando cade, viene rapidamente assorbita dal terreno calcareo. È probabile che in quel periodo molti abbiano lasciato le loro case in cerca di regioni meno aride. L'ultima speranza per i Maya erano i cenote, doline colme di acqua dolce. Erano l'unica riserva idrica naturale della penisola dello Yucatan. Per molto tempo i ricercatori hanno ignorato i cenote, ma ora vengono sistematicamente esplorati dai sommozzatori. All'interno si apre un sistema di grotte subacquee, formatosi nel substrato roccioso dello Yucatan in milioni di anni. I segreti che queste grotte sommerse custodiscono offrono oggi ai ricercatori un ampio squarcio sulle scioccanti circostanze che portarono i Maya al declino. L'archeologo Guillermo de Anda si dedica da tempo allo studio di questo mondo sommerso. Adesso si sta dirigendo verso il sito dove nel 2002 ha fatto una delle sue più sensazionali scoperte. L'entrata si trova in una fattoria abbandonata. I contadini locali credevano si trattasse di un antico pozzo risalente all'epoca Maya, ma De Anda ne riconobbe la vera natura. Ecco, guardate, ho fatto un piccolo schizzo del posto. Grosso modo è orientato così. Questo è il nord. Ci troviamo su un basamento a quattro ingressi in stile preispanico. De Anda pensa che si tratti di un altare appartenente a un complesso Maya. L'apertura orientata secondo i quattro punti cardinali e rivolta verso il basso indica non solo che si trattava di un luogo di culto, ma anche che era un punto di accesso al regno degli inferi. Per i Maya, i cenote non erano solo riserve d'acqua dolce. Nella loro mente, questa era la dimora del dio della pioggia Chaak, e spesso lo omaggiavano con doni preziosi, come gioielli e incenso. Ma in tempi difficili questo non bastava. In fondo alla grotta, De Anda e i suoi colleghi avevano scoperto tempo addietro dei reperti sconvolgenti di epoca Maya e ora vogliono esaminarli più a fondo. Non finisco mai di stupirmi quando mi trovo in questo cenote. È un luogo magico. Ogni immersione è un'avventura. La luce naturale non arriva a queste profondità. Ci sono perfino le ossa di una mucca. È probabile che sia caduta nel cenote mentre era in cerca d'acqua. Anche se ci muoviamo piano, si è già alzato molto limo. Poi, in un cono di luce, il primo teschio umano. È una delle più grandi scoperte che io abbia fatto. De Anda ha trovato i resti di altre vittime nei meandri della grotta. Hanno tutti segni di mutilazioni rituali. La maggior parte dei resti risale alla fine dell'epoca Maya. È così triste. Mi chiedo, che ci sta dicendo questo teschio? Che faceva questa persona quando era viva? Ci sono anche bambini tra le vittime. Nel loro ultimo periodo, i Maya hanno sacrificato anche il loro bene più prezioso per compiacere il dio della pioggia. Ci sono ossa ovunque. Ma quei sacrifici furono vani. I periodi di siccità si susseguirono per più di un secolo. Credo che la conclusione che possiamo trarre dalle nostre ricerche
è che i cambiamenti climatici sono stati determinanti nel declino delle grandi civiltà. E i Maya ovviamente non fanno eccezione. Ma il cambiamento climatico non fu l'unica causa del loro declino. In quel periodo si verificarono grandi stravolgimenti politici. I nostri re pensavano solo a se stessi. Ho vissuto quei tristi momenti. Ero un giovane servitore nel palazzo reale. Ero abile nei giochi con le mani. Nel IX secolo, i sovrani e la nobiltà vivevano ancora nel lusso dei loro palazzi. Non si rendevano conto che il loro mondo era sull'orlo del baratro. Guerre intestine minavano quel fragile equilibrio. Il secolare ordine costituito era al collasso. Molte piccole città e principati cercarono di sfruttare l'occasione per accrescere i loro domini. Questo portò a continui scontri in una crescente spirale di violenza. Si avviava così alla fine il periodo di massimo splendore dei Maya. La grande civiltà mesoamericana sprofondava in un caos di guerre e tumulti. L'antico patto tra il re Dio e i suoi sudditi si era rotto. Patto che aveva portato e mantenuto per secoli questa società ai massimi livelli. I re venivano rovesciati e le famiglie un tempo potenti venivano private del loro potere in una lotta violenta. Nel regno infuriava la guerra civile. Senza la guida di leader politici responsabili del mantenimento delle infrastrutture e delle risorse idriche, molte città-stato erano condannate a sparire. E le cose sono andate esattamente come vi ho detto. I Maya abbandonarono le città che avevano fondato nelle pianure dello Yucatan. Era il tramonto di una civiltà che aveva regnato sull'America centrale per quasi 2000 anni. La giungla si riprese il suo territorio. Le poche città superstiti vennero poi distrutte dagli invasori spagnoli. Il regime del re Dio era definitivamente crollato. Le città vennero abbandonate, ma i detentori di quella cultura, i contadini, sopravvissero. Furono loro a tramandare di volta in volta ai discendenti i loro ricordi. Non dimenticate che noi siamo come il sole, che al tramonto scende negli inferi e all'alba del giorno dopo torna di nuovo a risplendere. Le meravigliose città Maya sono sparite, ma il popolo Maya esiste ancora. Oltre 6 milioni di Maya vivono in Messico e in altri paesi del Centro America. E hanno cominciato a riappropriarsi della loro importante eredità culturale. Ciò che più mi affascina dei Maya è la loro continuità dall'epoca preispanica ad oggi. È questo che li distingue da altre civiltà come i Romani e gli Egizi. Molti aspetti della loro vita quotidiana sono sopravvissuti fino ad oggi. Le grandi città Maya testimoniano ancora oggi la capacità creativa e i traguardi culturali raggiunti da questa grande e antica civiltà.
Benvenuti. La puntata di oggi è la terza e ultima del nostro ciclo dedicato alle grandi civiltà precolombiane. E oggi racconteremo l'impero degli Inca, il vastissimo impero che comprendeva un grosso pezzo del Sud America e che venne distrutto dai conquistadores di Pissarro. Non era un impero antico, esisteva da forse un secolo. Ed era un impero straordinario che viene descritto oggi come un impero feudale e socialista, nel senso che tutto era proprietà del sovrano, l'Inca, appunto. Non esisteva praticamente proprietà privata. Merci e lavoro venivano scambiati sulla base degli ordini dell'imperatore. Era uno dei più grandi imperi della storia umana dal punto di vista territoriale, e amministrato senza conoscere l'uso del ferro o dell'acciaio, senza conoscere la ruota, senza animali da tiro, senza la scrittura e praticamente senza moneta. Una civiltà che non potrebbe essere più diversa, diciamo così, da quella degli spagnoli arrivati dall'Europa che l'hanno abbattuta. Una stranezza a proposito degli Inca è che non sono un popolo gli Inca, anche se noi abbiamo l'abitudine di crederlo, diciamo gli Incas con la S del plurale spagnolo, ma in realtà non è così. E lo fa notare uno dei nostri spettatori, Davide, quale dice: ma il nome Inca era il titolo del sovrano e a dire il vero anche di tutta la classe dirigente, diciamo, l'elite dominante dell'impero erano gli Inca, mentre il nome della gente comune era Quechua, perché nell'immaginario collettivo è rimasto invece l'altro nome. E questo, diciamo così, è un effetto della conquista spagnola, sono gli spagnoli, i quali arrivando scoprono, immaginate tutto il lavoro di interpreti, la fatica di tradurre le cose e di capirle. Scoprono che quell'impero si chiama l'impero degli Incas e di conseguenza noi ci siamo abituati a chiamare così tutte quelle popolazioni, che però invece appunto davano a se stesse altri nomi e parlavano lingue che loro chiamano Quechua. Va detto che mentre per noi storici appunto noi tendiamo a parlare degli Incas, se ci spostiamo dal punto di vista dei linguisti, la parola importante è Quechua, perché mentre l'impero degli Incas è scomparso per sempre, le lingue Quechua sono tuttora parlate da milioni di persone in Perù e in Sud America. Un'altra domanda a cui volevo provare a rispondere è legata alla più famosa fra le città degli Inca, Machu Picchu. Pare che si pronunci così, facendo sentire la C dura. Adelina ci scrive a proposito di questa città. È vero che Machu Picchu era in origine una città oracolo delle donne. Qui siamo nell'ambito, diciamo, delle tante ipotesi che sono state avanzate per spiegare qualcosa che all'inizio era faticoso capire. Tenete conto che Machu Picchu, città abbandonata dagli Incas al momento della conquista spagnola, è rimasta per secoli sconosciuta al mondo. È stata rivelata al mondo da un archeologo americano, Hiram Bingham, soltanto nel 1911, suscitando comprensibilmente molta emozione e molte ipotesi. Cos'era questa città di montagna abbandonata? Bingham all'inizio sperava di aver trovato la leggendaria città perduta degli Incas, la città di Vilcabamba, dove secondo la leggenda gli ultimi Incas si erano ritirati appunto per resistere agli spagnoli e che nessuno aveva mai scoperto. Poi quando si capì che non era così, siccome tra le persone sepolte sul posto c'erano molti scheletri femminili, allora ecco Hiram Bingham avanzò anche questa ipotesi che fosse la sede di un ordine religioso, una specie di osservatorio astronomico legato al culto del sole, e con un ordine religioso femminile. Le ipotesi che fanno oggi gli studiosi sono, come dire, meno entusiasmanti in realtà. Non mi pare che oggi sia più seguita, Adelina, l'idea dell'ordine religioso femminile. Machu Picchu era verosimilmente una grande proprietà appartenente all'imperatore, una specie di residenza di campagna, ecco.
che poteva ospitare centinaia di servitori e di artigiani, di lavoratori, e dove periodicamente l'Inca probabilmente si fermava a soggiornare. Il che non vuol dire che naturalmente anche su Machu Picchu e sugli Incas non ci siano tante cose che ancora non sappiamo. Ecco, un bilancio delle cose che sappiamo e di quelle che vorremmo sapere lo troveremo nella puntata che stiamo per vedere. Buona visione. Apparvero come dal nulla in Sud America intorno al XV secolo. In pochi decenni costruirono il più grande impero del mondo, gli Inca. In Europa si parlava di una terra con favolosi tesori d'oro, da qualche parte nelle Ande. Adorato dal suo popolo al pari di un dio, il sovrano Inca governava un impero di 10 milioni di persone. Dagli altipiani scoscesi delle Ande ai deserti della costa peruviana. Una cultura misteriosa ed enigmatica. Ancora oggi molti dei suoi aspetti restano oscuri ai ricercatori. Chi era questo popolo straordinario? I sovrani si definivano figli del sole. Credevano che il loro impero sarebbe durato in eterno, finché l'arrivo dei conquistadores spagnoli lo distrusse. Il conquistador spagnolo Francisco Pizarro è determinato a raggiungere il leggendario regno dei Birú e i suoi immensi tesori. Ma nel maggio del 1527, dopo lo sbarco sulla spiaggia dell'Isola del Gallo, nel Sud America settentrionale, l'impresa sembrava disperata. Aveva perso molti uomini e quelli rimasti erano esausti. La ricerca dell'oro si era trasformata in una lotta per la sopravvivenza. In attesa della nave di approvvigionamento, Pizarro pianificò un ultimo tentativo. Lo spagnolo non immaginava cosa lo attendesse davvero nel nuovo mondo. L'impero Inca, lo stato più potente ed esteso del continente. La sua fortuna era iniziata nel XV secolo, grazie all'uomo che sarebbe diventato il fondatore dell'impero, Pachacutec. Da condottiero vittorioso, aveva assunto il potere, autoproclamandosi figlio del dio del sole, Inti, una discendenza divina rivendicata da tutti i successivi sovrani Inca. Il loro impero conobbe una rapida espansione. Gli Inca assoggettarono oltre 200 tribù, arrivando così a governare su 10 milioni di persone con audacia, efficienza e senza pietà. Le armate Inca erano imponenti per numero di soldati, 50.000, 100.000, a volte anche di più. Una forza bellica di proporzioni enormi. Il più grande fra i sovrani conquistatori Inca è certamente Tupac Yupanqui, il figlio di Pachacutec, che conquistò territori per centinaia di migliaia di chilometri quadrati. Tanto che può essere paragonato a Gengis Khan o a Alessandro Magno, proprio per la vastità e la rapidità delle sue conquiste. In soli 80 anni, gli Inca conquistarono un'area che dagli attuali Cile e Argentina copriva l'intera lunghezza delle Ande fino all'Ecuador. Una gigantesca rete stradale, con due vie principali e molte diramazioni secondarie, percorreva l'impero, confluendo nella capitale Cusco, dove sorgeva il Coricancha, il tempio dorato del sole che gli Inca proclamarono centro del mondo. Ancora oggi, sugli Inca, aleggia un'aura di mistero. Fino all'arrivo di Francisco Pizarro, non disponiamo di testimonianze scritte della loro storia e cultura. Cosa determinò la loro rapida ascesa? E quale ruolo ebbero i sovrani Inca? Pachacutec ha fatto ritorno nella capitale dopo un'altra campagna vittoriosa. Viene celebrato come un dio. Si crede onnipotente, un essere superiore, un sovrano invincibile,
e questo credono di lui i suoi sudditi, ai quali è proibito guardare il re negli occhi. Quando un nuovo Inca saliva al trono, cambiava la propria essenza. Non era più un essere umano, era il figlio di Inti, il dio del sole, e questo lo rendeva una sorta di divinità, un semidio. Lui poteva parlare a Dio e agli altri Waka, un dettaglio fondamentale per mantenere stabilmente il potere. In antropologia si definisce re Dio e il suo un regno divino. È molto diverso dal monarca europeo che governa per grazia divina, ma non per discendenza divina. Tre cinte murarie, alte fino a 12 metri, erette con blocchi di granito pesanti tonnellate, tagliati, rifiniti e trasportati dalle cave da migliaia di operai. Oggi, il complesso di Sacsayhuaman, sopra Cusco, è una preziosa testimonianza dell'architettura inca. Numerosi misteri circondano Sacsayhuaman. Abbiamo poche informazioni su questo sito e non sappiamo come gli Inca abbiano trasportato fin qui e impilato questi enormi blocchi di pietra. Senza cemento o malta, i massi sono incastrati così saldamente tra loro che la lama di un coltello non riesce a passare tra le fessure. Costruito per essere una fortezza impenetrabile, in un primo momento venne usato anche come luogo di culto. Pachacutec voleva esibire il potere degli Inca, della religione, degli dei. Voleva creare un luogo di culto ancora più grande di Coricancha, ancora più imponente e spettacolare, dove le mura stesse rappresentavano le divinità, come il fulmine, l'acqua e il puma. La misteriosa combinazione di sacro e profano, di dominio e religione, sembra essere una pratica comune tra gli Inca. In tutto l'impero eressero nuovi edifici, spesso in luoghi veramente inaccessibili. Ma la funzione di questi imponenti edifici non è ancora del tutto chiara. Qual era la ragione di un tale sforzo? E perché in luoghi tanto impervi? Oggi gli studiosi ipotizzano che queste meraviglie architettoniche, come il leggendario palazzo reale di Machu Picchu, esprimessero la tradizione religiosa degli Inca, a partire dal loro mito della creazione. Secondo il mito, in principio vi era solo oscurità e caos. Poi il creatore generò le stelle, la luna e il sole. Il dio del sole, Inti, scelse gli Inca come suoi figli. In quanto tali, gli Inca erano destinati a regnare sulla terra e a trasformare il disordine in ordine, così come il creatore in cielo. Il culto del sole era il fondamento della loro ideologia politica. Le azioni dei sovrani erano basate sugli antichi miti. Gli Inca svilupparono una cultura andina basata sul concetto di Waka. Si trattava di un luogo speciale, con sorgenti, rocce, montagne, e ognuno di questi elementi era il prodotto di un determinato potere. Nel tempo gli Inca resero questo concetto un po' più sofisticato, trasformandolo in una religione di Stato che, nella loro visione, giustificava la conquista delle Ande. Waka. Così gli Inca chiamavano i loro maestosi santuari naturali, disseminati ovunque nell'impero, nei quali si manifestava il divino. A un centinaio di chilometri da Machu Picchu, l'antica città di Choquequirao si erge a un'altitudine di poco più di 3.000 metri. Pachacutec fece costruire i templi e i palazzi scavandoli verticalmente nella roccia. Per gli Inca, l'ubicazione di un nuovo insediamento era determinata dalla presenza di un luogo sacro. Negli anni 70, i primi scavi archeologici fecero emergere i terrazzamenti situati sulla parete occidentale, portando alla luce un mosaico. 24 figure di lama di ardesia bianca incastonate nei muri di pietra. Yacaná, il lama,
era un animale sacro per gli Inca, che a lui avevano dedicato anche una costellazione. Durante la costruzione, Pachacutec non lasciò nulla al caso. Fece rimuovere e spianare la cima di una montagna, trasformandola in un'ampia piattaforma dalla quale era possibile l'osservazione dell'intero panorama circostante. Sceglievano luoghi precisi nei pressi di montagne sacre e facevano in modo che le costruzioni si adattassero alla natura e non si imponessero su di essa. È quello che noi chiamiamo architettura inserita nel paesaggio. Ne troviamo un esempio a Machu Picchu e a Choqquequirau, dove ovunque guardi puoi godere di una vista magnifica, ovunque ti volti è così. Perché quel luogo è stato progettato dagli Inca per celebrare l'ambiente circostante e per creare uno scenario adatto all'imperatore, il fulcro delle cerimonie rituali che comunicava con l'intero paesaggio. I calcoli astronomici hanno dimostrato che a Choqquequirau, durante il solstizio d'estate, il sole sale esattamente dietro il ghiacciaio Yanacocha, adorato dagli Inca. È il 1470. Gli Inca conquistano uno stato dopo l'altro. La loro prossima meta è il regno costiero dei Chimú e la loro capitale, Chan Chan. L'invasione si basa su una strategia molto semplice: cooperazione o guerra, sottomissione o morte. Si comincia con una presa del potere pacifica. Al re dei Chimú vengono offerti doni preziosi. In cambio, gli Inca chiedono edifici dove stabilire il loro centro del potere, lavoratori e uomini per la loro armata. Di fronte alla superiorità militare degli Inca, molti capi tribù accettarono di sottomettersi, rinunciarono al proprio potere in cambio dei privilegi offerti. E da quel momento, il loro regno indipendente venne assorbito dall'impero Inca. L'espansione Inca significò la soppressione e lo sgretolamento di comunità che vivevano autonomamente. Le diverse tribù dislocate da Tumbes fino al sud del Perù godevano di un proprio sviluppo e di una propria autonomia. L'invasione Inca bloccò quello sviluppo. Le tribù si sottomisero, diventando dei soggetti a cui imporre un tributo. La richiesta di tributi fu la spinta per gli Inca per lanciarsi in sempre nuove conquiste. Miguel Conejo ha diretto gli scavi nella città Chimú di Chan Chan per più di 20 anni e sa che gli Inca trattavano molto duramente le popolazioni che rifiutavano di sottomettersi. I Chimú erano famosi per la raffinatezza della loro architettura e del loro artigianato. Erano un popolo ricco, con una cultura secolare, quando l'Inca Tupac Yupanqui nel 1470 cinse d'assedio la loro capitale. I Chimú resistettero per 10 anni, finché gli Inca tagliarono gli approvvigionamenti d'acqua. E i fieri Chimú non ebbero altra scelta che piegare la testa al cospetto degli Inca. Gli Inca erano molto interessati al regno Chimú per la grande abilità dei suoi artigiani. C'erano orafi, ceramisti e grandi costruttori. Chan Chan è un esempio dell'alto livello raggiunto dalla loro architettura. E il progetto degli Inca era quello di appropriarsi di questi valenti artigiani per impiegarli nelle proprie opere. Gli orafi dei sottomessi Chimú vennero portati a Cusco per adornare con i loro manufatti palazzi e templi. Oggi restano solo pochi oggetti d'oro risalenti al periodo Inca, ma i reperti delle culture precedenti possono darci un'idea del livello di raffinatezza del leggendario oro Inca. Il più grande tesoro, il santuario più prezioso per gli Inca, è il Coricancha, il tempio principale di Cusco. Al suo interno, il grande disco d'oro rappresenta la manifestazione terrena del dio del sole Inti, e il sovrano si appresta a intrattenere un colloquio con gli dei. L'oro era il simbolo del sole. Non aveva un valore economico. Lo si intuisce dal fatto che fosse anche chiamato le lacrime del sole. Veniva sempre usato per adorare o per rappresentare il sole.
È per questo motivo che gli interni del Tempio del Sole erano rivestiti d'oro. Il sovrano Inca, che era figlio del Sole, mangiava in piatti d'oro. I nobili Inca, in quanto discendenti del Sole, erano autorizzati a indossare gioielli d'oro, che erano proibiti alla gente comune. La morte di un sovrano Inca non segnava la fine del suo potere. Egli continuava a vivere come divinità immortale all'interno della comunità. E la sua mummia era un consigliere indispensabile per i vivi. Il grande fondatore dell'impero, Pachacutec, dopo la morte continua a essere presente come mediatore divino tra i mondi. Le mummie avevano i propri servitori che le vestivano e le nutrivano, accompagnavano i sovrani Inca nei loro viaggi e prendevano parte alle feste. Anche Tupac Yupanqui, come successore di suo padre, si impegnerà a rispettare la tradizione mentre i consigli ricevuti dall'aldilà gli faranno da guida nelle sue conquiste. Gli Inca avevano un sistema ereditario molto particolare, secondo il quale il nuovo imperatore non ereditava le ricchezze, ma l'apparato di potere dell'impero. Il nuovo imperatore, a sua volta, doveva andare a conquistare nuovi territori per poterli poi garantire al proprio clan. L'imperatore precedente possedeva il proprio territorio e la sua mummia. Cioè, la mummia dell'imperatore continuava a possedere i territori che egli aveva conquistato in vita. E fino a quando quella mummia continuava a esistere, il suo clan aveva accesso a quelle ricchezze. Per spezzare la magia legata ai defunti, gli spagnoli bruciarono le mummie di tutti i sovrani. Agli occhi del popolo Inca, quello fu un atroce regicidio. Ma resti mortali di individui meno importanti sono giunti fino a noi e forniscono preziose informazioni sulle capacità mediche delle culture andine precolombiane. Molti reperti custoditi nel Museo Archeologico di Lima mostrano elaborate procedure chirurgiche, compresi interventi al cranio e trapanazioni. La particolarità di questo esemplare è questa ampia apertura del cranio, che ai nostri occhi appare davvero sorprendente. L'analisi del teschio indica che questa persona doveva aver subito un trauma mentre era in vita e che, in seguito a questo, i guaritori erano intervenuti. In una prima fase avevano assottigliato sempre di più l'osso del cranio, fino ad arrivare all'ultimo strato che contiene il cervello e, infine, avevano rimosso questo ultimo strato per ridurre la pressione. Richiusi abilmente e curati, alcuni pazienti sembrano essere sopravvissuti a questa procedura. Esaminando teschi e mummie, i ricercatori di Lima tentano di ricostruire le storie cliniche individuali. Quest'uomo, ad esempio, venne operato prima della sua morte. Aveva fra i 30 e i 40 anni. Le rughe formatesi sulla pelle ci dicono che aveva un fisico robusto. Sul suo petto era posizionata una conchiglia, un'offerta funeraria riservata alle persone di rango elevato. Possiamo vedere che la ferita non si era rimarginata. È probabile che questa persona non riuscì a sopravvivere, che morì per le conseguenze dell'intervento chirurgico. Tupac Yupanqui sembra aver seguito il consiglio ricevuto dalla mummia di suo padre. La sua campagna di conquista al nord è stata un successo. Ora avanza lungo la strada costiera, diretto a Pachacamac, la prossima regione che intende annettere al suo impero nascente. Questo territorio, che custodiva nel deserto il santuario di un potente oracolo, era sacro anche per le culture pre-incaiche, e il nuovo imperatore Inca ne mantenne la sacralità. Da 20 anni, i ricercatori peruviani e belgi, impegnati qui in un progetto comune, vogliono scoprire cosa rappresentasse questo luogo sacro
per le popolazioni che lo abitavano prima e durante il periodo Inca. Per il direttore degli scavi, Peter Eckhout, quest'area è una vera miniera d'oro. Pachacamac è un sito molto vasto, abitato fin da un millennio prima dell'arrivo degli Inca. Era la sede del santuario di un dio potentissimo chiamato Pachacamac, che era un dio creatore, oltre che un oracolo. Pachacamac è un luogo speciale nella cosmologia Inca, del modo in cui essi vedevano il mondo. Le indagini archeologiche mostrano che gli Inca preservarono l'antico culto, affermando però la propria supremazia. Nel punto più alto del complesso costruirono un tempio del sole dedicato al loro dio principale, Inti, che quindi si ergeva al di sopra del tempio del dio locale, Pachacamac, rappresentando chiaramente gli equilibri di potere. L'oracolo di Pachacamac risiedeva in una cripta nascosta all'interno del tempio dipinto, risalente al periodo preincaico. E vigeva una regola ferrea. Oltre al sacerdote, nessuno poteva entrare nel tempio. Il sacerdote beveva una bevanda psicotropa che dava allucinazioni, sia visive che uditive. In quello stato, chiamato Utirayai, che significa furia, entrava nella cripta, immersa nella completa oscurità. In uno stato di trance avviene il contatto con il dio. Ma gli è proibito guardare negli occhi Pachacamac. Un dio con due lati e due facce. Pachacamac vede nel futuro e nel passato, congiunge gli opposti universali, e gli Inca credevano che questo fosse il modo in cui veniva creato il presente e il mondo vivente. Questo luogo sacro venne interamente occupato dagli Inca. Nel corso di uno scavo che ha riportato alla luce i resti di un edificio Inca adibito a funzioni amministrative, gli archeologi hanno raccolto indizi preziosi sugli eventi di quell'epoca. In uno strato più profondo hanno ritrovato ossa appartenenti a un antichissimo terreno di sepoltura. Quando gli Inca iniziarono la costruzione, qui c'erano delle tombe molto antiche. Ma agli Inca non interessavano e le profanarono. Infatti, vedete che le ossa sono sparse, non sono nella posizione originaria. Non rispettarono questi defunti perché non erano i loro antenati. Peter Eckhout e la sua squadra hanno fatto un'altra sensazionale scoperta. Degli oggetti come questo, che non erano mai stati rinvenuti qui a Pachacamac. E all'archivio dei reperti, questo pinguino è diventato la mascotte di tutti. Nel corso degli anni, i ricercatori hanno raccolto una quantità di oggetti inusuali. Sono le offerte portate qui dai pellegrini dalle loro terre lontane. Piume colorate dall'Amazzonia, tessuti ornati di filigrana, vasetti decorati con conchiglie. Ritroviamo oggetti fatti con materiali che provengono da molto lontano. Questa è la prova che gli Inca riuscirono a far diventare questo sito un luogo sacro molto importante. A quell'epoca il pellegrinaggio ebbe uno sviluppo incredibile. Ogni anno arrivavano a Pachacamac migliaia di persone. Gli Inca trasformarono Pachacamac in una sorta di Mecca delle Ande, ponendo così sotto il loro controllo uno dei luoghi più sacri del continente. Per mantenere sotto il proprio dominio le tribù conquistate, gli Inca applicavano in ogni campo leggi molto severe. Ogni tribù poteva tenere solo il necessario al proprio sostentamento. Tutto il resto, anche la forza lavoro, doveva essere messo a disposizione degli Inca.
In tutto l'impero erano presenti centri amministrativi per gestire i pagamenti dei tributi. E poiché gli Inca non usavano moneta, le tasse erano pagate con i beni. Il tributo era meticolosamente registrato dai maestri delle cordicelle a nodi, potenti funzionari che custodivano ogni informazione dell'impero. Tramite un ingegnoso sistema di cordicelle colorate sulle quali venivano fatti dei nodi, chiamati quipu, i maestri sapevano anche elaborare statistiche molto complesse. Il quipu era importantissimo per l'impero. Gli Inca non conoscevano la scrittura, ma l'impero doveva dotarsi di un sistema per gestire l'amministrazione. Un impero non funziona se non ha informazioni sulle tasse, sulla produzione e sulla popolazione. Le popolazioni andine usavano già cordicelle annodate come veicolo di informazioni, ma furono gli Inca ad usarle in maniera sistematica nel loro governo come perfetto strumento di calcolo per la gestione contabile e amministrativa. Allineate su una corda principale, ogni nodo di ciascuna cordicella rappresenta un valore numerico. In base alla sua posizione e al modo in cui è legato, ha il significato di migliaia, centinaia e decine. Una perfetta banca dati. Il quipu reale è il reperto più interessante. Riassumeva le informazioni di quipu più piccoli ed era destinato all'archivio centrale dei quipu situato a Cusco. I quipu per noi restano un mistero. Dalle cronache spagnole sappiamo che attraverso i quipu gli Inca potevano raccontare storie che contenevano anche informazioni storiche, ma sfortunatamente sono andate perdute perché, non sapendo come leggere i quipu, non possiamo comprendere le storie che narrano. L'arte di leggere e annodare i quipu era riservata solo a una ristretta elite. I maestri dei nodi conoscevano tutte le informazioni raccolte e forse per questa ragione erano gli uomini più potenti dello Stato. I corridori portavano i quipu a destinazione. Grazie a un'organizzata rete di staffette, riuscivano a percorrere le lunghe distanze dell'impero Inca nel minor tempo possibile. E insieme ai quipu trasmettevano anche messaggi orali. È il 1493. Tupac Yupanqui, il grande conquistatore, è morto. Il popolo Inca lo piange per un intero anno. Ad ogni luna piena e ad ogni luna nuova, la comunità compie il rituale dei defunti. Il rito simboleggia il viaggio oltre lo spazio e il tempo, intrapreso dall'anima del defunto verso il mondo degli antenati. Il passaggio viene accompagnato da offerte funerarie e da sacrifici di sangue. Il successore di Tupac Yupanqui è il figlio Huayna Capac. Il suo lungo regno segnerà l'inizio della fine. A 900 km ad ovest di Cusco si può vedere una sequenza di buche disposta l'una accanto all'altra su file di quattro, lunga un paio di chilometri. Il sito, carico di misteri, è chiamato Striscia di Buche e si estende sulla cresta del Monte Sierpe. Mi telefonò un amico dagli Stati Uniti e mi disse: «Ma tu cosa ne pensi di quel posto chiamato Striscia di Buche?» Io non ne avevo mai sentito parlare, così, quando mi trovai a lavorare da queste parti, feci un sopralluogo con Henry e restammo senza parole. Questo è veramente un grosso mistero. Questo curioso sito ha affascinato fin da subito gli archeologi. Charles Stanish ha contato più di 5.000 buche.
sono disposte in file ordinate che si interrompono a intervalli regolari, formando sezioni ben definite. Qual era la loro funzione? Ogni buca è rinforzata da un bordo di pietre. Il diametro è di circa un metro, mentre la profondità varia da mezzo metro al metro. La particolarità di questo sito è che è assolutamente unico. Non è mai stato trovato o descritto nulla del genere. Ed è strano, perché qui ci sono molti deserti simili a questo. È unico e diverso da tutto quello che abbiamo mai scoperto fino ad ora. Gli archeologi sono dubbiosi. È possibile che queste buche fossero una sorta di unità di misura per il pagamento dei tributi? A solo 4 chilometri di distanza sorge l'antico insediamento Inca di Tambo Colorado. Posizionata strategicamente lungo la strada per gli altipiani, la città era un importante centro amministrativo e tributario, oltre che una base militare. L'ipotesi che nelle vicinanze di una città come questa ci potesse essere stato anche un luogo per il conteggio e la registrazione dei tributi agricoli non appare del tutto infondata. Tambo Colorado si trova in un punto ideale e la striscia di buche è situata dove la valle si restringe e dove doveva passare la gente proveniente dalle aree agricole. È proprio sulla strada. Per questo credo che la striscia di buche fosse legata a Tambo Colorado e che avesse una funzione contabile. Dunque, ogni buca serviva a contare i tributi agricoli? O forse qui non lavoravano dei burocrati, ma degli astronomi e dei maestri spirituali? C'è chi sostiene che la striscia di buche non fosse altro che una gigantesca raffigurazione di un serpente, che per gli Inca era un animale potente e sacro. Ad esclusione dei deserti, nell'impero Inca ogni terreno doveva essere coltivato. La produzione agricola e le riserve alimentari dovevano servire alla popolazione in crescita e al numerosissimo esercito. E dunque lo sviluppo agricolo era essenziale all'impero Inca. Vennero introdotte nuove varietà ad alta resa. Gli Inca coltivavano 3.500 diverse varietà di patate e circa 250 varietà di cereali e legumi, come fagioli e mais. E spesso in terreni ad altezze vertiginose. Andenes, il termine da cui prende il nome la catena delle Ande, significa terrazzamenti e grazie a centinaia di migliaia di essi, gli Inca trasformarono i ripidi pendii in terre coltivabili, studiando anche nuovi accorgimenti per incrementarne i raccolti. Sembra che il sito di Morai, con i suoi terrazzamenti a forma circolare, fosse un laboratorio dove sperimentare diverse varietà agricole a diverse quote di altitudine per ottenere riserve alimentari più abbondanti. Ma ormai qualcosa di terribile stava per abbattersi sull'impero. Novembre 1527. Non possono essere altro che delle divinità, perché dicono che sono stati portati qui dal vento. Hanno la barba, sono molto belli e hanno la pelle bianca. Mangiano in piatti d'argento e anche quei grossi animali che li trasportano hanno scarpe d'argento. Quando Huayna Capac riceve la notizia dell'arrivo di stranieri al confine dell'impero, non può immaginare quali drammatiche conseguenze potrà avere. Per il figlio del sole, i nuovi arrivati non possono rappresentare una minaccia. Dopo mesi all'isola del Gallo, i rinforzi attesi da Pizarro sono arrivati, anche se con meno uomini di quanto sperasse. Ciò nonostante, decide di tentare la prima esplorazione in terraferma. Incontrando la gente del luogo, gli viene offerto dell'oro come merce di baratto. E gli viene detto che ce n'è tantissimo, che ce n'è a dismisura nell'entroterra, tra le montagne. Pizarro capisce che deve proseguire. La fortuna ha preso a girare dalla sua parte.
In pratica, quando arrivarono gli spagnoli, gli Inca li giudicarono degli straccioni, degli incapaci. Non li videro come una minaccia. E di fatto l'impero Inca cadde principalmente a causa della presunzione dell'imperatore, che a lungo ignorò quella minaccia. Negli anni precedenti l'arrivo degli spagnoli, al culmine dell'impero Inca, il suo sovrano aveva altre preoccupazioni. A nord erano scoppiate delle rivolte. Huayna Capac le aveva sedate, ma non del tutto. Quito diventò la seconda capitale, perché i suoi più acerrimi nemici occupavano il territorio compreso tra Quito e Cusco. Chachapoya, guerrieri della nebbia. Così gli Inca chiamavano i ribelli della foresta pluviale. Ne avevano conquistato le terre, ma non riuscirono mai a piegarli definitivamente. Gran Pajaten, rimasta per secoli nascosta nella vegetazione, doveva apparire così. Nessuna linea e nessun angolo retto. Al contrario degli Inca e delle altre popolazioni andine, i Chachapoya costruivano per i loro guerrieri case di forma circolare, decorate con motivi a losanghe e a zigzag. Seppellivano i loro principi vicino alle nuvole nel cielo, a guardia delle montagne. Non sappiamo come siano riusciti a trasportare e a posizionare gli elaborati sarcofagi d'argilla su queste ripide pareti. Quello che è certo è che i Chachapoya avevano sviluppato una grande cultura molto prima dell'arrivo degli Inca ed erano veri maestri nel costruire in cima alle montagne. Ecco come doveva apparire l'imponente fortezza di Quelap da una veduta aerea. Circondata da mura alte 8 metri e lunghe 600, era addirittura più grande di Machu Picchu. Una struttura che la rendeva semplicemente inespugnabile. Eppure sembra che non riuscì a difendersi. Nel 2008 sono stati ritrovati 80 scheletri, tutti maschili e tutti sotterrati alla rinfusa. Molte ossa recano segni di battaglia. Appartenevano forse a guerrieri Chachapoya colti di sorpresa dagli Inca a Quelap? Perfino la grande fortezza non riuscì a resistere davanti alla superiorità della grande armata Inca. Dopo decenni di guerre di conquista, l'impero Inca era all'apice del suo potere. I popoli ribelli erano stati piegati, mentre con gli altri erano state stabilite alleanze. Ma all'improvviso apparve un nemico che non poteva essere sconfitto da un'armata. Invisibile e silenzioso, si era insinuato nel paese. Arrivò in Perù dal Messico molto prima dei conquistadores. Era il morbillo, il vaiolo, l'influenza. Decine di migliaia di nativi morirono per queste epidemie. Il loro sistema immunitario non era in grado di combatterle. Le epidemie non si fermarono nemmeno davanti a Huayna Capac. E il suo impero precipitò in una crisi profonda. Nelle antiche culture peruviane, la malattia è segno che l'universo ha perso il proprio equilibrio e questo equilibrio va ristabilito. E dato che la loro religione è largamente dominata da rituali di sacrificio, l'offerta sacrificale si rende necessaria. Se avviene qualcosa di molto grave, come la malattia o la morte di un Inca, l'universo viene sovvertito e bisogna sacrificare la cosa più di valore che esista, le persone o i bambini che rappresentano la vita stessa. Il vulcano di Yuyayaco è situato nell'attuale Argentina. Nel 1999, una squadra di ricercatori americani e argentini, guidata da Johan Reinhard, partì per una spedizione su quella che era una delle montagne più sacre per gli Inca. A un'altezza di quasi 7000 metri, scoprirono dei siti sacrificali e i corpi di 3 bambini. Il freddo gelido e l'aria secca di montagna avevano conservato e mummificato naturalmente nelle loro tombe i corpi dei bambini.
Ritrovamenti successivi rivelarono che quei tre bambini erano stati sacrificati dagli Inca in quel luogo 500 anni fa. Perché furono uccisi? È stato uno dei ritrovamenti più importanti di quel decennio. Lo stato di conservazione di queste mummie era straordinario. Sembravano dei bambini addormentati e in procinto di svegliarsi. Per un archeologo deve essere stato un momento molto emozionante trovarsi davanti a questi bambini, questi piccoli messaggeri del passato. Per la religione Inca, quei bambini erano degli eletti. Bambini che venivano sacrificati agli dei secondo il rituale sacro della capa cocia per il bene del sovrano e dello Stato. La loro vita era cambiata già un anno prima della morte sacrificale. Avevano dovuto lasciare le loro famiglie ed erano stati vestiti con abiti sontuosi, riccamente decorati di piume sacre. La capacocia era la cerimonia rituale più importante per la cultura Inca. Per le famiglie era un onore sapere che uno dei propri figli era stato scelto. Per questo esultavano ed erano molto felici, perché quel figlio sarebbe diventato una divinità. I più alti dignitari li scortarono a Cusco, la prima tappa del loro lungo viaggio. I bambini del vulcano Uyayaco ora hanno trovato la loro ultima dimora nelle teche refrigerate del Museo Archeologico di Salta, in Argentina. L'esame delle mummie ha rivelato un'infinità di dettagli. Il bambino è stato chiamato El Niño. Le piume preziose della sua acconciatura ne indicavano la condizione di prescelto. Aveva 7 anni. Era ben nutrito e, come dimostrano le analisi dei capelli, prima della sua morte sacrificale gli vennero somministrate massicce dosi di coca e alcol, così come alle due ragazzine di 6 e 15 anni. Trascorsero diversi giorni a Cusco insieme a centinaia di altri bambini. Poi, mediante un rituale, gli Inca stabilirono quale sarebbe stato il luogo sacro del loro sacrificio. Il loro ultimo viaggio durò quasi un anno, fino a che raggiunsero la meta finale. Miniature e bamboline raffiguranti Inca di alto rango li accompagnarono nel loro viaggio verso gli dei. Oggetti funerari come questi sono stati ritrovati in diverse tombe di bambini. Riteniamo che i bambini fossero ancora vivi quando raggiunsero la sommità del vulcano Uyayaco. Vennero posizionati in queste piccole tombe e morirono al loro interno. Si addormentarono a causa della cicia, dell'alcol che avevano in corpo e del freddo, della temperatura rigidissima. Si addormentarono e lentamente morirono. Per loro la morte non era la fine, era semmai un inizio. Migliaia di esseri umani, bambini e adulti, sembra siano stati sacrificati agli dei dopo la morte di Huayna Capac. Huayna Capac morì senza nominare un erede. Un'aspra guerra di successione tra i suoi figli divise il paese. Vaste aree finirono quasi spopolate in seguito alle epidemie e al conflitto fratricida. Passarono 5 anni prima che uno dei suoi figli segnasse la vittoria finale di quella guerra crudele. Subito dopo si ritirò con la sua armata nei pressi delle montagne di Cajamarca. Era Atahualpa. Il potere era passato nelle sue mani, ma non poteva immaginare che sarebbe stato l'ultimo sovrano della sua dinastia e che ben presto il tragico destino dell'impero Inca
si sarebbe compiuto. Quasi nello stesso periodo, nel settembre 1532, Francisco Pizarro lascia la costa e si dirige verso l'entroterra con circa 200 uomini al seguito. Ma ancora non ha trovato l'oro tanto ambito. Solo città deserte. Che cos'è successo? Pizarro si può fidare dei nativi che lo stanno conducendo dal loro re? Settimane dopo arrivano a Cajamarca. L'enorme armata di Atahualpa sembra invincibile. E invece, proprio il giorno dopo, in una carneficina senza precedenti, gli spagnoli cambieranno per sempre la storia degli Inca. Atahualpa era molto sicuro di sé. Aveva un'armata gigantesca e quando arrivarono gli spagnoli pensò: oh, come sono strani. Ma vediamo che cosa vogliono fare. Non gli passava nemmeno per la testa che gli spagnoli avrebbero provato a catturarlo, perché lui era un essere sacro. Non lo si poteva nemmeno guardare negli occhi, capite? E invece lo catturarono. Dopo quasi un anno di prigionia, Atahualpa credette di potersi salvare la vita. Aveva compreso che gli spagnoli erano animati dall'avidità e propose un affare a Pizarro. Gli offrì una stanza piena d'oro in cambio della sua libertà. Per pagare l'esorbitante riscatto, vennero portati tesori da tutto il paese, fino a riempire d'oro quella stanza che era alta 3 metri. Ma alla fine il tentativo si rivelò vano. Subito dopo, infatti, con un processo farsa, gli spagnoli condannarono a morte Atahualpa. Fu l'atto più abominevole compiuto da noi spagnoli nelle Indie occidentali, scrisse in seguito un cronista dell'epoca. Il 26 luglio 1533 gli stranieri giustiziarono Atahualpa nel suo stesso regno. All'ultimo momento si fece battezzare per evitare di essere bruciato sul rogo. Voleva almeno salvare il suo corpo per la vita ultraterrena. L'esecuzione avvenne mediante garrota. Si stima che il riscatto versato per la libertà di Atahualpa oggi corrisponderebbe a 200 milioni di euro. Quasi certamente Pizarro aveva paura di Atahualpa e fu proprio questo a determinare la sua condanna a morte. Pizarro sapeva che Atahualpa poteva contare ancora sulla sua enorme armata e sulla sua gente. E a quel punto non vide nessun'altra soluzione che giustiziare il sovrano Inca per sottomettere l'impero. Gli spagnoli saccheggiarono tutto l'oro che trovarono e distrussero tutti i luoghi sacri dell'impero, compreso quello di Pachacamac. Assetate di vendetta, anche molte delle popolazioni oppresse dagli Inca si unirono a quella conquista spietata. Gli archeologi ritengono che Pachacamac venne abbandonata immediatamente dopo il saccheggio spagnolo. Quando arrivarono gli spagnoli, non avevano nessun timore. Entrarono nella cripta, presero l'idolo e lo distrussero davanti alla folla. Per i pellegrini, per gli Inca, per tutta la gente che era lì, deve essere stato un vero trauma. Era come se il loro dio fosse stato sconfitto o come se li avesse abbandonati. Ma la città non venne distrutta. Gli edifici rimasero intatti. Un curioso ritrovamento ha attirato l'attenzione degli archeologi. Durante i lavori di scavo di un tempio, hanno rinvenuto stanze ricolme di oggetti votivi in ceramica. Il fatto singolare è che erano tutti rotti. Hanno ritrovato più di un centinaio di oggetti e tutti risalenti all'ultimo periodo Inca. Qui doveva essere accaduto un fatto drammatico e ricostruendo gli indizi si intuisce che era avvenuto di proposito perché i frammenti erano sparsi in diverse stanze.
Nella tradizione di questi popoli e degli Inca, quando fai un oggetto così bello, tu gli dai vita. E se lo distruggi sbattendolo per terra e spargendo i frammenti in giro, è come se lo uccidessi. In pratica, fu una vera e propria cerimonia d'addio. Potremmo chiamarlo un rituale terminale, e la cosa più drammatica è che segnò anche la fine del loro paradiso. E tutto avvenne all'epoca della conquista spagnola. Il loro potente dio aveva fallito proprio nel momento della più grande minaccia. In un ultimo atto, i sacerdoti celebrarono la sua fine e del suo culto rimasero solo frammenti. Pachacamac venne abbandonata dai suoi abitanti. Gli Inca di tutto l'impero dovettero arretrare sempre di più di fronte all'avanzata dei conquistadores. Il loro impero divenne parte del regno spagnolo, mentre Ollantaytambo e Vilcabamba furono l'estremo rifugio degli ultimi guerrieri Inca. Arroccati sulle montagne di Cusco, furono al sicuro per un breve periodo, ma gli spagnoli non fermarono la loro avanzata e agli Inca restò solo il piccolo regno di Vilcabamba. 40 anni dopo, la loro ultima resistenza venne spezzata. L'ultimo erede dei sovrani Inca fu giustiziato e Vilcabamba, la leggendaria cittadella, venne distrutta. I figli del sole avevano vissuto la più rapida ascesa, ma anche la più tragica caduta, nella storia del continente sudamericano. L'arrivo degli spagnoli aveva cambiato tutto. Le loro leggi e la loro fede vennero spazzate via. I sovrani non erano più divini, il sole era solo una stella. A causa della dolorosa esperienza della dominazione straniera, il popolo prese a glorificare il tempo dei grandi imperatori e quel passato dorato. Nacque così la leggenda di una città segreta, nella quale gli Inca si erano rifugiati portando l'oro degli antenati, Paititi, la città perduta nella giungla. Ma ancora oggi i suoi tesori continuano a restare nascosti e sconosciuti. Il magico mondo delle Ande custodisce il suo segreto.